Buon pomeriggio, bentrovati all'Election Day, il giorno decisivo per quanto riguarda l'elezione dei sindaci di Chieti ed Avezzano. Oggi, infatti, e fra poco meno di 12 minuti, si chiudono le urne per il secondo turno di ballottaggio per i due comuni, l'uno capoluogo, e parliamo di Chieti, l'altro il comune principale del bacino della Marsica, cioè Avezzano. Una sfida lunghissima, una campagna elettorale davvero monstre, perché si è partiti, lo ricorderete, prima dell'emergenza Covid-19, poi ci si è dovuti bloccare purtroppo per quanto accaduto nei mesi di marzo ed aprile per il lockdown che ha impedito la campagna elettorale e si è arrivati praticamente all'estate, quando è partita invece in via ufficiale la campagna elettorale e poi il voto che ci ha portato fino ad oggi. Affluenza in calo, almeno il dato delle 23 ci dice questo, sia nel comune di Chieti, dove alle 23 aveva votato il 40,37%, che al comune di Avezzano, dove la percentuale è simile, il 40,47%, una quindicina di punti in meno più o meno rispetto alla stessa ora del turno precedente. Le sfide: Fabrizio Di Stefano contro Diego Ferrara, centrodestra contro centrosinistra a Chieti, mentre ad Avezzano Gianni Di Pangrazio alla guida di una coalizione civica se la dovrà vedere con Tiziano Genovesi, candidato del centrodestra. Ecco qui le schermate, adesso chiaramente sono tutte a zero, tutte pari, perché poi, man mano che andremo avanti con lo scrutinio delle schede, capiremo quali saranno le percentuali. Nel nostro studio, fra poco, ci saranno anche degli ospiti. Abbiamo i due collegamenti che vi abbiamo fatto vedere anche durante il telegiornale con Giuseppe Dintino da Chieti e Paolo Renzetti da Avezzano per raccontarci tutte le emozioni che si vivranno nel corso di questo pomeriggio. Io, se è pronto il primo collegamento, andrei subito in diretta da Chieti, dove, come vi ho detto, c'è Giuseppe Dintino che è all'interno di uno dei seggi dove si è votato nel capoluogo. Allora, do il buon pomeriggio a Giuseppe Dintino in diretta da Chieti. Buon pomeriggio a te, Giuseppe. Raccontaci questi ultimi minuti di votazione. Buon pomeriggio da Chieti, siamo all'interno della sezione 21, qui il seggio, ormai mancano davvero pochissimi minuti, ultima occasione per votare perché alle 15 si chiuderà il seggio e subito dopo inizierà immediatamente lo scrutinio. E questa è la scheda che si sono trovati davanti gli elettori questa mattina: da un lato il candidato del centro-sinistra Diego Ferrara, sostenuto da PD e dalle liste civiche Ferrara Sindaco, la sinistra con Diego e Chieti per Chieti, e anche dai simboli delle liste che erano a sostegno della coalizione di Paolo De Cesare dopo l'appparentamento tecnico, visto che appunto De Cesare diventerebbe vice sindaco in caso di vittoria del centrosinistra. Dall'altro lato c'è la scheda, il nome del candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano, al cui sostegno c'è Fratelli d'Italia, la Lega, il Popolo della Famiglia, l'UDC e le liste civiche Giustizia Sociale e Idea Abruzzo. Non c'è il simbolo di Forza Chieti perché i forzisti appunto sono rientrati a sostegno di Stefano, ricompattando così il centrodestra, però non si tratta di un apparentamento tecnico e quindi il simbolo, come vedete, non compare sulla scheda. Allora mancano davvero pochissimi minuti, alle 15 in punto si chiuderà il seggio. Come vedete alle mie spalle, gli scrutinatori stanno già sistemando e preparandosi allo scrutinio, che inizierà immediatamente a chiusura delle urne alle 15:01, e noi qui vi faremo vedere tra pochissimo le prime schede, quale esito daranno. A te, Alfredo. Giuseppe, una Sì. domanda. Tu sicuramente hai avuto modo di parlare prima di questo collegamento. Ecco, che voto è stato? Ecco, abbiamo visto l'affluenza in calo, ma è un dato che noi abbiamo fermo a domenica. Nella giornata di oggi, qual è stata l'impressione delle persone che sono lì al seggio?
Ovviamente per ora non abbiamo ancora i numeri esatti di quella che c'è stata l'affluenza questa mattina, come dicevi è in calo perché ieri era ferma a poco oltre il 40%, mentre al primo turno, che era anche un voto referendario, aveva superato il 67%. Comunque qui l'impressione, anche parlando con gli scrutinatori che sono stati al seggio per tutto il tempo, è che l'affluenza sia molto diminuita rispetto al primo turno e che quindi anche quando poi andremo a tirare le somme dopo le 15, comunque il risultato sarà nettamente inferiore sul versante dell'affluenza rispetto al primo turno. Sicuramente il calo è fisiologico perché chiaramente si vota adesso soltanto per scegliere il sindaco e non c'è più il traino dei candidati consiglieri che ovviamente trascinano alle urne anche moltissime persone che magari sono così un po' disinteressate. Poi c'è chi chiaramente, non avendo votato magari né per l'uno né per l'altro candidato, sceglie di non tornare alle urne. Allora, ecco, secondo un numero che ci è appena arrivato appunto qui al seggio, l'affluenza attualmente sarebbe a quota 54%, poco oltre. Quindi questo è il numero del momento, comunque appunto più di 10 punti percentuali in meno rispetto al primo turno. E quindi insomma si conferma un po' il trend in discesa rispetto al primo turno, per le ragioni chiaramente che dicevamo poc'anzi. Grazie Giuseppe, torneremo tra poco da te alla chiusura delle urne per vedere anche le prime fasi di spoglio. Adesso andiamo ad Avezzano da Paolo Renzetti, che è stato... e che ringrazio. Paolo, anche tu sei fuori da un seggio, linea a te per questo primo collegamento dalla città marsicana. Sì, grazie Alfredo, di nuovo in collegamento diretto con Avezzano. Siamo in via Corradini, in pratica davanti, nei pressi della scuola di via Corradini, dove ci sono le prime tre sezioni della città di Avezzano. Mancano 5 minuti, qualcosa in meno, alla chiusura dei seggi. Ci sono gli ultimi ritardatari che stanno entrando proprio per poter esercitare il diritto di voto, ma si sono già radunati i rappresentanti di lista sia all'interno della scuola che all'esterno. Cresce ovviamente l'attesa, anche la tensione in vista dell'avvio dello spoglio. Si sta animando Avezzano, questa mattina non c'era molta gente in giro per le strade, tra l'altro si pensava e si prevedeva anche pioggia fino a questo momento, invece le condizioni meteo sono condizioni sicuramente accettabili. Permettimi di ringraziare Alfredo e Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Dunque poco più di 4 minuti, qualcosa in meno anche all'inizio dello spoglio, poi cercheremo ovviamente nel corso del prossimo collegamento di poter proporre ai nostri telespettatori anche le operazioni di voto all'interno dell'istituto scolastico, se ci sarà ovviamente permesso dai presidenti di seggio. Ricordiamo dunque, quando sta per suonare il gong, come si può dire, di questo ballottaggio ad Avezzano, questa sfida tra Gianni Di Pangrazio, 8 liste civiche per l'ex sindaco di Avezzano, ricordiamo dal 2012 al 2017 primo cittadino della città marsicana, e dall'altra parte l'esponente del centrodestra Tiziano Genovesi, sostenuto dalla Lega, da Fratelli d'Italia, dall'UDC e dalla lista Cambiamo il Futuro. Tra l'altro si stanno a Palazzo di Città in Comune, si stanno ovviamente chiudendo i preliminari, perché poi ovviamente ci sarà da lì, proprio dal Comune di Avezzano, l'avvio delle operazioni in diretto collegamento con i vari seggi. Da via Corradini è tutto, se non ci sono domande, Alfredo, da Avezzano possiamo restituire la linea a te. No Paolo, solo una curiosità, insomma anche lì mi sembra di capire, anche dal movimento che c'è alle tue spalle, praticamente nullo, che l'affluenza sarà decisamente nettamente inferiore rispetto a quella del primo turno. Sì, questo era previsto, era prevedibile, ed era previsto i dati che avete anche voi dato sia nel corso del TG e anche nei minuti seguenti. Parlano di anche ad Avezzano come a Chieti, di un calo sostanziale di votanti per questo ballottaggio. Non c'è stata ressa, questo lo possiamo dire senza tema di smentita, ai seggi. Le operazioni tra l'altro si sono svolte nella massima e
nell'assoluta regolarità, nessun problema sotto nessun punto di vista, ma probabilmente per questo ballottaggio che servirà per designare il nuovo primo cittadino di Avezzano forse ci si aspettava una affluenza maggiore, e invece in tanti ad Avezzano hanno deciso di non recarsi alle urne, dunque di non esercitare il diritto di voto. Vedremo poi ovviamente quando inizierà lo spoglio, avremo le percentuali anche ovviamente ufficiali dei votanti, ma sicuramente non sono stati tantissimi gli avezzanesi che hanno deciso di votare in questo ballottaggio. Allora Paolo, grazie per questo primo collegamento, ti do il tempo di salire, magari di andare a chiedere al presidente del seggio se ci consente di riprendere l'inizio delle operazioni di scrutinio. Noi adesso facciamo un attimo un ricapitolo di quanto successo nel primo turno. A Chieti, Fabrizio Di Stefano ha ottenuto il 38,81% con 11.159 voti. Pietro Diego Ferrara, candidato del centrosinistra, Di Stefano del centrodestra, Ferrara ha ottenuto 6.183 voti, il 21,50%. Ad Avezzano invece Giovanni Di Pangrazio è in testa al primo turno con 8.043 preferenze, il 32,56%. Di Pangrazio, l'abbiamo ascoltato anche da Paolo Renzetti, candidato di una coalizione civica, mentre Tiziano Genovesi, candidato del centrodestra senza Forza Italia per le note questioni e divisioni che hanno caratterizzato questa campagna elettorale, con 5.470 preferenze, il 22,14%. Mancano 30 secondi esattamente in questo momento alla chiusura delle urne, 14, 59 e 40 secondi in questo istante. Dunque vedo nel monitor, ecco, adesso lo vedete anche voi, gli scrutatori a Chieti che iniziano a prepararsi per aprire l'urna e iniziare lo spoglio delle schede. Noi seguiremo insomma queste fasi in diretta all'interno a Chieti per andare a vedere. Urne chiuse in questo istante, sono le 15, dunque operazioni di voto concluse sia a Chieti che ad Avezzano. Non so se Giuseppe mi senti, possiamo tornare un attimo lì da te per farci capire che cosa sta succedendo. Linea a te Giuseppe. Sì Alfredo, è appena stato chiuso il seggio, sono le 15 spaccate e qui a Chieti non si può più votare, ormai quel che è fatto nell'urna, qui vedete c'è il risultato, da qui tra poco scopriremo chi sarà il nuovo sindaco di Chieti che andrà a governare per i prossimi 5 anni in questa particolare sezione, la 21 dell'Istituto Comprensivo 2 di Chieti. Sono state votate 423 schede e allora tra pochissimo il tempo agli scrutinatori di organizzarsi il lavoro, tra pochissimo vi faremo vedere anche le prime schede. Eh sì, insomma vedo fermento alle tue spalle, chiaro, è giusto così, bisogna prepararsi, non sono tantissime effettivamente le schede da scrutinare secondo quello che ci hai detto, e chiaramente anche il dato dell'affluenza lo testimonia. Poi vedremo chiaramente l'affluenza globale, tu ci hai dato ovviamente solo quella del seggio in cui ti trovi in questo momento, poi vedremo, ecco, anche il portone chiuso ad Avezzano, lo stiamo vedendo in questo istante, operazioni di voto terminate anche nella città marsicana, vedremo se riusciremo con le nostre telecamere ad entrare all'interno del seggio così come abbiamo fatto a Chieti. Ringraziamo il presidente del seggio che ci ha consentito di entrare ad osservare le operazioni di spoglio delle schede. Vedo, ecco, che si stanno preparando, Maurizio Daguì in regia, ecco, grazie, se ci puoi far vedere l'interno del seggio, perché così viviamo anche questi minuti e immaginiamo anche la tensione dei due contendenti sia a Chieti che ad Avezzano per una partita importante, una campagna elettorale lunga segnata anche da tanti colpi di scena. A Chieti insomma è storia nota ormai la divisione all'interno del centrodestra, con Mauro Febbo che ha deciso
di sospendersi da Forza Italia per creare una lista civica Forza Chieti, che ha ottenuto anche un buon risultato in queste elezioni, andando oltre il 7%, al primo turno appoggiando Bruno Di Orio, che non ce l'ha fatta per pochi voti a spuntarla e ad accedere al ballottaggio, e si è arrivati voto di oggi con la riappacificazione nel centrodestra. Ma andiamo da Giuseppe Dintino. Linea a te, Giuseppe. Ecco, qui appunto l'avevamo detto, il seggio è chiuso, hanno appena aperto l'urna con all'interno le schede con questi risultati elettorali. Allora, in diretta con voi possiamo scoprire il risultato della primissima scheda scrutinata qui a Chieti. Ferrara. Primo voto per il candidato del centrosinistra Diego Ferrara, ovviamente questo non significa niente in vista del risultato finale, ma insomma i primi due voti qui sono per Ferrara. Adesso vi terremo aggiornati ovviamente sul proseguo di questo spoglio e poi ascolteremo anche le voci dei protagonisti qui a Chieti. Ferrara ancora, tre ancora voti Ferrara. Per Ferrara. Seguiamo qualche scheda, Giuseppe. Sì. Di Stefano. Primo voto per Di Stefano. Di Stefano 1. Ferrara. Ancora Ferrara. Ferrara. Candidato del centrosinistra, che almeno da queste primissime schede in questa particolare sezione sembrerebbe andare bene. Questa scheda è la prima scheda nulla, bianca, di chi ha deciso di astenersi ma comunque di vidimare la propria scheda, la propria tessera elettorale. Giuseppe, vediamo anche la presenza delle persone che assistono allo scrutinio, che sono i rappresentanti delle liste, no? Sì, ovviamente qui ci sono anche dei rappresentanti delle coalizioni, appunto a controllare i voti uno per uno, che tutto, come è legittimo che sia, si svolga nella maniera ovviamente più corretta. Mentre vediamo le altre schede con Di Stefano, che almeno sta recuperando in questa sezione. Un altro voto per Di Stefano, il candidato del centrodestra. Ferrara. Sei voti per Diego Ferrara finora. Ferrara. Sette. Ferrara. Di Stefano. Di Stefano 6. 7-6, comunque vediamo questo ballottaggio come era previsto e come ci stanno dimostrando queste schede. Ovviamente, ripetiamo, è solamente un campione che vale quel che vale, ma comunque come da previsioni sarà un ballottaggio secondo le nostre aspettative, sicuramente sul filo del rasoio, dove i due contendenti si dovranno sfidare fino all'ultimo voto. Una scheda nulla adesso di un altro cittadino che ha deciso, Giuseppe, di astenersi. Seggio, e dove di non è collocato? Scegliere. Sei a Chieti Centro tu, giusto? Sì, Chieti Centro, siamo a Chieti Alta, all'Istituto Comprensivo 2, siamo proprio nel cuore di Chieti. Infatti è interessante anche questo aspetto, Alfredo, perché ovviamente sappiamo che Chieti è una città dalle due anime, quella di Chieti Alta e quella di Chieti Scalo, e appunto questa differenza potrebbe andare a incidere, potrebbero esserci zone dove è preferito un candidato e zone ovviamente dove è preferito l'altro. Ferrara. 12 voti per Diego Ferrara, candidato del centro-sinistra. Ferrara. Il tredicesimo, eccolo qui. Ottavo voto invece per Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra. Insomma, potete vedere anche grazie alla nostra diretta che tutto si svolge ovviamente secondo quanto stabilito dalla legge. E anche in maniera abbastanza rapida, Giuseppe, quindi immaginiamo che a meno di un testa a testa sul filo di lana, diciamo che le operazioni di spoglio dovrebbero essere abbastanza agili. Chiaramente anche il voto è semplificato perché bastava mettere una croce sull'uno
candidato, non essendoci più i voti di preferenza, che sono sempre quelli che creano le maggiori difficoltà e le maggiori contestazioni con i rappresentanti di lista. Dunque si capisce anche da quello che ci stai mostrando che è uno spoglio abbastanza agevole quello che si porta avanti. Quanto siamo, Giuseppe? Sì, chiaramente qui lavoro. Sì, sembra che appunto proceda abbastanza velocemente, non dovrebbe volerci molto, sicuramente prima della serata, della prossima edizione del nostro telegiornale, sicuramente sapremo chi sarà il nuovo sindaco di Chieti. Ci dai il risultato, Giuseppe, parziale? C'è modo di... quanto siamo? Sì, finora qual è il risultato parziale? Chiedo scusa. Di Stefano. Ferrara 17, Di Stefano 12. Ok, va bene Giuseppe, allora grazie per questo spaccato di spoglio che ci hai dato e soprattutto grazie a chi sta lavorando da diverse ore e dovrà continuare a farlo per chiudere le operazioni di voto. Estendi i miei ringraziamenti da parte tua a tutti per questo collegamento. Grazie Giuseppe, chiaramente ti ritroveremo più tardi per altri collegamenti da Chieti. Noi adesso andiamo un attimo ad Avezzano perché ci sono delle immagini, non c'è il nostro Paolo Renzetti che forse è a cercare di capire se riesce ad entrare all'interno del seggio, però mi piacerebbe tornare ad Avezzano anche per capire qual è l'aria che si respira in questo inizio di spoglio. Paolo, ti vedo, non so se mi ascolti, chiedo a Roberto Pulimanti di attivare anche il tuo audio per riuscire ad ascoltarci. Sfida Gianni Di Pangrazio, Tiziano Genovesi, una sfida molto importante anche in chiave regionale, perché qui la Lega ha voluto fare anche una prova di forza importante portando il segretario provinciale al ballottaggio. Paolo, dici un po' che sta succedendo lì a Avezzano. Sì, grazie. Allora siamo di nuovo collegati con Avezzano, siamo all'interno qui della scuola di via Corradini, siamo in attesa di capire se ci sarà data la possibilità di entrare in uno dei seggi, stiamo attendendo notizie, quindi per il momento siamo qui nell'atrio della scuola elementare e lo scrutinio è appena iniziato, siamo davvero alle battute iniziali, cercheremo ovviamente di proporre ai nostri telespettatori anche quello che sta accadendo in una delle tre sezioni. Al momento però, Alfredo, stiamo attendendo comunicazioni da parte delle forze dell'ordine. Paolo, io ti do qualche minuto di tempo. Sì. Non so se riesci ad andare a capire come ha fatto Giuseppe, certo. Anche se non lo vediamo, almeno un risultato parziale di quel seggio per capire più o meno che cosa sta succedendo, certo, durante certo, lo certo, spoglio. Certo. Grazie Paolo. Certo. Con le immagini chiedo alla regia di tornare a chi prosegue abbastanza agilmente il... non mi sembra che ci siano contestazioni, anzi il clima è abbastanza amichevole e cordiale tra i rappresentanti di lista e gli scrutatori, quindi vediamo che prosegue il conteggio delle schede vediamo le operazioni di spoglio che si stanno svolgendo molto molto veloce, speriamo di capire presto anche i dati. Ecco, abbiamo i primi dati che sono 885 voti per Ferrara, il 61%, 566 voti per Fabrizio Di Stefano, il 39%, siamo chiaramente ai primissimi voti scrutinati, però una percentuale che più o meno rispecchia quello che abbiamo visto fino ad ora con i nostri occhi all'interno del seggio. Io saluto e ringrazio Camillo D'Alessandro. Buonasera. Per essere con noi. Buonasera D'Alessandro, deputato di Italia Viva. D'Alessandro, insomma, affluenza in calo, ma questo è fisiologico nel secondo turno. Sì, affluenza in calo, un calo meno marcato a Chieti rispetto ad Avezzano. Vediamo la verità delle urne, i dati lasciano sperare per quello che abbiamo visto durante la campagna elettorale, dove c'era una articolazione plurima con più di un candidato sindaco. Adesso, nel
momento in cui corre la verità, e cioè i due candidati sindaco che non hanno dietro di sé liste e poteri e potentati, emerge la volontà vera dei cittadini. Per adesso è quella che premia Ferrara, cosa che io ritengo, quando uno fa le previsioni, chiaramente non è semplice di essere smentito, che ne so, tra un'ora rispetto a quello che sto dicendo, però la sensazione, mettiamolo così, di questi giorni, delle telefonate fatte, degli incontri avuti, era una rivincita nelle cose che sta accadendo. E insomma, che campagna elettorale è stata, soprattutto a Chieti? Lei, insomma, quella realtà la conosce sicuramente meglio di Avezzano, perché la vive e la tocca con mano. Che campagna elettorale è stata? Ci sono state divisioni sia nell'ambito del centrodestra, le note questioni tra Mauro Febbo e Forza Italia e Di Stefano e la coalizione di centrodestra, ma anche nel centrosinistra. Sì, sì, come lei sa, noi al primo turno abbiamo dato vita ad una lista civica che però di iniziativa d'Italia Viva, alleata in questo polo civico che ha sostenuto il candidato sindaco Di Orio, e credo che sia stata una scelta giusta, perché se non fosse accaduta quella scelta probabilmente il risultato al primo turno sarebbe stato diverso. Dal mio punto di vista abbiamo colto quello che c'era di volontà a Chieti, e cioè che un centrodestra non era tutto orientato a votare al primo turno il suo candidato, e il centrosinistra che non era tutto orientato a votare il suo candidato. Dopodiché l'ho dichiarato il giorno stesso dell'esito del primo turno, una forza come Italia Viva non avrebbe non potuto sostenere un candidato di provenienza del centro-sinistra. A differenza del centrodestra, credo che si è fatto meglio, perché abbiamo fatto delle dichiarazioni, i nostri candidati hanno fatto delle dichiarazioni a favore di Ferrara, senza apparentamenti per i quali pure lo auspicavamo, ma non sono avvenute. A un certo punto, superato il problema degli apparentamenti, credo che la città naturalmente si sia orientata a votare. Ripeto, aspettiamo, perché è veramente troppo presto. Comunque abbiamo visto altre percentuali un pochettino più aggiornate. Chiedo a Maurizio Daguin in regia magari di rimandarci la schermata, sì, la commentiamo insieme. 1323 preferenze Ferrara, il 64%, 866 Di Stefano, 39,6%. Sono dati disaggregati, come vedete le sezioni sono a zero perché non provengono tutti dalle stesse sezioni, però sono schede reali, chiaramente. Sì, sì, appunto, si può dire che è un orientamento. Stiamo oltre i 2000 voti e la percentuale è 60-40 più o meno. 2000 voti sono, però cominciano ad essere una percentuale importante. Sì, tra l'altro, insomma, 50% più o meno, immaginiamo adesso. Stavo cercando nel frattempo anche i votanti. Sì, per avere la percentuale, vediamo se è uscita la percentuale aggiornata dei votanti, non ancora, però ragionevolmente saremo intorno al 50%, quindi più o meno un 22.000-23.000 schede. Esatto, quindi 2.300 schede cominciano a essere un 10%, il 10% è un campione significativo in termini statistici. Poi può accadere di tutto, lo diciamo sempre per non essere ripresi dopo, però essendo questo un dato disaggregato, cioè che viene non da una sezione dove vince più un candidato, ma viene dalle sezioni, è chiaro che è un dato statistico ancora più rilevante. Sì, tra l'altro nel primo turno ci dicevano, insomma, un po' parlando con i vari rappresentanti delle liste, che c'era stata un po' una divisione del voto a Chieti. Chieti Alta aveva votato in un certo modo, la parte dello scalo e le periferie in maniera diversa, cioè a Chieti Alta c'era stata una preferenza per Ferrara e per Di Orio in luogo di Di Stefano, viceversa nella zona dello scalo e nella periferia. Dunque, insomma, era anche questa una particolarità, lo è sempre stato per la verità a Chieti, insomma, il voto un po' diverso tra le due varie anime e della così, città. Però poi va letto anche il dato del voto disgiunto a favore di Ferrara,
che proprio nello scalo ha recuperato molto e grazie a quel recupero è andato al ballottaggio. Quindi si teorizzava che il voto su Ferrara al primo turno, diciamo in termini disgiunti, fosse in qualche maniera organizzato. Io non credo che fosse organizzato, perché conosco come si fanno le campagne elettorali, non conosco nessun candidato che va a dire vota a me però non votare il mio candidato sindaco. Insomma, c'è stato un oggettivo gradimento di Ferrara al primo turno. Un campione del 10% è significativo, però se vediamo adesso siamo già al 59 invece del 60, invece del 61, sì. Però sono oscillazioni che ci stanno. Dipende da qualche sezione. Aspettiamo. Allora, Maurizio Daguì, mostraci per favore Avezzano, anche se vedo Paolo agitarsi, insomma, però siamo all'interno del seggio anche ad Avezzano. Abbiamo parlato insomma di Chieti, parliamo anche un po' di Avezzano, dove anche lì la sfida è bella pesante fra Di Pangrazio e Genovesi. Paolo, non so se mi ascolti, se riusciamo a sentirci. Credo che non mi senta ancora Paolo. Mi senti Paolo? È tutto live, quindi ci stanno anche questi piccoli disguidi tra noi. 2360 voti Ferrara, il 67%, 1531 voti per Di Stefano, 39,3%, siamo sempre alle amministrative a Chieti, dunque trend che sembra tenere quello fra i due candidati, l'uno di centrosinistra, l'altro di centrodestra. Paola, adesso mi senti? Sì Alfredo, ti ascolto, tu mi ascolti? Sì. Vai Paolo. Mi ascolti Alfredo? Sì. Perfetto. Allora sì, siamo all'interno qui della scuola di via Corradini, sono già iniziate da qualche minuto le operazioni di spoglio. Possiamo darvi un dato che riguarda la sezione 3 qui della scuola di via Corradini, con Di Pangrazio che fino a questo momento ha avuto 30 preferenze, 26 genovesi. Questo è il primo dato in nostro possesso. Ovviamente chiediamo scusa perché c'è stato qualche problema all'inizio per poter avere l'autorizzazione per accedere all'interno qui della scuola di via Corradini. Ora siamo all'interno, con le immagini di Roberto Pulimanti, all'interno della sezione numero 6, e tra poco vi daremo anche il dato di questa sezione, dove lo spoglio prosegue in maniera piuttosto veloce. Dunque da questo punto di vista questa è una buona notizia, perché sarà così possibile, crediamo, prima delle 17 di avere un dato, se non definitivo, molto molto attendibile su questo ballottaggio. Sono le 15:21 minuti, tutto nella massima regolarità anche qui nel plesso scolastico più importante della città di Avezzano. Ci sono, come potete vedere anche dalle immagini, i rappresentanti di lista che stanno ovviamente prendendo i dati di questo spoglio. Ringraziamo anticipatamente il presidente della sezione elettorale numero 6, che ci ha permesso ovviamente con la nostra telecamera di accedere qui all'interno. Per il momento ti restituisco la linea, appena avremo qualche altro dato ovviamente la richiederemo a te. Sì, insomma, anche qui però mi sembra che la forbice sia nettamente inferiore. Stiamo parlando veramente di un'inezia, cioè di schede che sono un infinitesimo rispetto al totale, però insomma ci danno una prima idea. Chieti intanto, qui vediamo le due schermate con le due dirette da Chieti e d'Avezzano, prosegue lo scrutinio delle schede. Giuseppe, ci puoi dare il parziale di quel seggio? Andrei. È fatta. Mi sente, è fatta, Giuseppe? È fatta. Sì, no, eccoci Alfredo. Sì. Mi dai il parziale del seggio? Sì. Sì, qui prosegue lo spoglio, il parziale, e al momento è di 41 voti per il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano, ecco il 42esimo, mentre per Ferrara il parziale 64 per il candidato del centro-sinistra Diego Ferrara, anzi 65, ovviamente vediamo, siamo superati dalla velocità di questo spoglio. Un altro voto per Ferrara, mentre finora le schede nulle sono 4 schede nulle,
mentre c'è in questa particolare sezione Ferrara ha quasi doppiato il candidato del centrodestra. Vedete qui le schede, queste sono quelle di Ferrara, il candidato del centrosinistra, e queste altre quelle di Fabrizio Di Stefano. Qui lo spoglio prosegue ad alta velocità, un altro voto per il candidato del centrosinistra Ferrara, sono 68 voti. Sì. A questo punto, Giuseppe, io ti chiederei di raggiungere il comitato di Ferrara, perché a questo punto mi sembra che insomma, si cominci a delineare anche una possibile vittoria del candidato di centrosinistra, dunque magari ringraziando ancora una volta chi ci ha permesso di stare lì dentro e vedere lo spoglio delle schede, ti chiederei di raggiungere il comitato di Ferrara, così iniziamo a vedere anche a toccare con mano cosa succede all'interno dei comitati. Torniamo invece ad Avezzano da Paolo Renzetti, che nel frattempo è uscito all'esterno del seggio numero 6, se non ricordo male. Paolo, linea a te. Sì, sì, esatto. Alfredo, siamo all'esterno del seggio numero 6 della scuola di Via Corradini, perché qui abbiamo un dato molto, molto aggiornato, direi anche emblematico, perché qui la forbice, la differenza tra Di Pangrazio e Genovesi è piuttosto ampia. 114 preferenze per Gianni Di Pangrazio, 58 per Genovesi. Quindi in questo caso diciamo il vantaggio dell'ex sindaco della città di Avezzano direi è molto, molto consistente. Le operazioni stanno proseguendo molto molto velocemente in questo seggio, in questa sezione, così come nelle altre, e quindi questo fa sì che insomma si avvicini sempre più il momento, diciamo l'ora della verità, per sapere chi porterà a casa questo ballottaggio e dunque sarà il nuovo sindaco della città di Avezzano. Se tu sei d'accordo, Alfredo, noi resteremo ancora per qualche minuto qui nella scuola di Via Corradini e poi ci porteremo verso i comitati, ci recheremo nei comitati di Di Pangrazio e Genovesi per vedere e tastare anche un po' l'umore dei simpatizzanti, perché diciamo che a questo punto, dopo quasi 25 minuti di spoglio, insomma, si cominciano ad avere i primi numeri che vedono comunque il vantaggio di Pangrazio sul candidato del centrodestra. Sì, sì, assolutamente. Paolo, ti pregherei anche, così come ho fatto con Giuseppe Dintino, di raggiungere i comitati. A questo punto, insomma, iniziamo anche le analisi e lo iniziamo a fare anche con Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva. Insomma, parliamo di Chieti in questo momento. Mi sembra che il trend prosegua sempre sullo stesso ritmo. E certo è che se dovesse essere questo il risultato, sarebbe una vittoria eclatante del centrosinistra, che a Chieti non governa insomma dall'epoca del sindaco Ricci. Ma direi che sia che una vittoria eclatante per il centrosinistra a Chieti, che premia i meriti del candidato sindaco e soprattutto è un preavviso di sfratto nei confronti del presidente della regione Marco Marsilio. Dopo 18 mesi dal suo insediamento, nonostante sia andato da Avezzano a sottoscrivere i patti e i contratti, il popolo di Avezzano sta rispondendo come il popolo di Chieti, gli hanno detto di no, è un preavviso di sfratto che servirà a caricare e a caricarci in tutte le prossime elezioni comunali, perché come lei sa a maggio si voterà a Francavilla, a Lanciano, a Basto, a Roseto e ad altri comuni anche medio piccoli. Credo che sia l'Abruzzo che si riprende l'Abruzzo, cioè voglio dire il metodo Marsilio nella individuazione del candidato è potuto funzionare in regione dove dietro i simboli di partito hanno nascosto un romano che veniva in Abruzzo. È molto più difficile nascondere chi sono i candidati nella città. A Chieti candidare uno di Tollo che non ha vissuto a Chieti, che non può raccontare un Natale a Chieti, che non può raccontare la sua storia personale a Chieti e imporlo come candidato sindaco significava non rispettare quella cittadinanza, che pure è stata sempre generosa col centrodestra. Arriva un momento in cui si inverte la rotta, torna l'Abruzzo, è tornata a Chieti, è tornata a Vezzano, cioè è tornata la gente che ha detto basta al metodo Marsilio, a questa giunta regionale e al suo modo di intendere la funzione regionale. È una grande sconfitta innanzitutto di Marsilio. E stando dentro la chiave locale è chiaro che
anche quando vinse Ricci, io adesso non mi ricordo le percentuali, però mi pare che fu una vittoria anch'essa al secondo turno, sì. Caratterizzata da un bel divario. Adesso abbiamo finalmente la possibilità di dimostrare a Chieti che un'altra amministrazione dopo decenni è possibile, un altro stile, un altro modo di fare la cosa pubblica. Insomma, se saranno questi dati confermati, io credo, volendo stare alla matematica, che non ci sono più margini di possibilità di recupero da parte di Di Stefano, non perché non ci siano i numeri, ma perché il trend si consolida e più aumentano i voti, anzi, più mi sembra aumentare. Ricordo sempre che i dati sono disaggregati, quindi non disaggregati, però ripeto, diciamo, è complicato a quel numero di schede scrutinate rispetto al numero totale dei votanti. Ad Avezzano invece siamo un po' più dietro, quindi ecco l'ultimo aggiornamento, stiamo sui gli oltre 9.000 voti, stiamo sul 58%. Un leggero recupero di Di Stefano, ma sì, insomma siamo nell'ordine dell'1-2 punti percentuali, no, il divario è... Vanno sempre aspettati i risultati, certo, ovviamente sì. E non lo diciamo perché non vogliamo fare un'analisi, però mi pare di capire che 9.000 voti e oltre, 9.300 voti, 9.400 voti... Siamo più o meno a metà. Su un po' meno della metà. Poco meno. Mi pare complicato che tutta l'altra metà possa rovesciare il risultato, questo stando in termini statistici e matematici, dopodiché ci siamo abituati a tante cose, a tante sorprese, ma non credo che questo sia il caso. Invece, spostandoci un attimo ad Avezzano, anche lì la partita era molto complicata, anche lì un primo turno molto frastagliato, tante divisioni, però insomma Di Pangrazio alla fine ha saputo intercettare nuovamente, cosa che non gli era riuscita nella scorsa votazione, ha saputo, sembra almeno dai primi dati, intercettare di nuovo la città. Ma Di Pangrazio ha avuto il merito di averci creduto, di aver dato vita ad una coalizione civica, di aver mantenuto la barra e di essere riuscito a costruire un'alleanza programmatica con tante altre forze per dare vita a un governo veramente che sia dei cittadini e non dei partiti. Io sono un uomo di partito, non è che mi spaventa il partito, però anche lì lo stesso metodo, non possono decidere dall'Aquila sulla base delle correnti della Lega o di Fratelli d'Italia chi debba essere il candidato sindaco di una città importante come Avezzano, una città tra l'altro come Chieti molto generosa nei confronti del centrodestra, che ha dato copiosi voti al centrodestra e che non è pensabile, immaginabile che si umili così, cioè non c'era una possibilità di trovare un candidato di Chieti su Chieti o un candidato espressione veramente del centrodestra marsicano e di Avezzano. Ecco, quando vanno in onda queste cose la gente poi come dire, respinge, ma nel caso di Avezzano è ancora più grave perché, ripeto a me stesso, che lì andò in modo forte il presidente della regione firmando un contratto. Adesso Avezzano siamo ancora distanti dai numeri, sì. Però insomma vediamo, intanto la forbice un po' si è ridotta a favore di Ferrara, quindi è sempre giusto aspettare i numeri, però ribadisco quello che ho detto prima, mi pare complicato che ci possa essere, cioè 20 punti di scarto sono tanti obiettivamente da recuperare, anche se vediamo che c'è un trend di recupero, sì. Di Stefano, che adesso ha accorciato ancora un pochino, però parliamo di 15 punti di parliamo differenza. Sempre di 15 punti di differenza, anche perché ripetiamo ancora una volta, sono dati disaggregati, quindi provengono da varie zone della città, da varie sezioni, quindi abbiamo sebbene non possiamo indicare il numero delle sezioni, però forse abbiamo una rappresentazione migliore con i dati disaggregati, sì, di sì, quello sì. che sta facciamo bene accadendo. Ad attendere i risultati ufficiali e nello stesso tempo facciamo bene a valutarne gli aspetti in evoluzione. Possiamo dire che in un percorso consolidato già di scrutinio a Chieti e in un percorso iniziale ad Avezzano, il risultato per adesso boccia la Lega e Marsiglio con i partiti che l'hanno sostenuto. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, al centrodestra è capitato quello che di solito capita al centrosinistra, cioè di dividersi, che è uno sport
perlomeno negli ultimi anni molto praticato a sinistra, questa volta insomma centrodestra ha avuto più difficoltà, o no? Sì, no, colgo la battuta per quella che è, giustamente per quella che è, però nel caso di Chieti c'è un di più. Non c'è stata solo una divisione tra partiti, eppure ci può stare, c'è stata una divisione sul metodo, sulla imposizione. È venuto Salvini a Chieti qualche mese fa a dire il candidato è lui, punto. Credo che questo sia molto complicato. Abbiamo dati più aggiornati ad Avezzano, 3.181 preferenze per Di Pangrazio, 62%, 2.103 per Genovesi, 39,8%, più o meno siamo sulle percentuali di Chieti, insomma uno spoglio che al momento ricalca quello di Chieti. Noi abbiamo fatto e facciamo tanti errori in questa tornata elettorale. Secondo me il centrodestra ha fatto l'errore di pensare di poter imporre in due realtà, ripeto, generose col centrodestra, due candidati, tra l'altro entrambi della Lega, quasi come a immaginare l'Abruzzo un sacco da spartire, per cui siccome il Presidente della Regione di Fratelli d'Italia adesso serviva il Presidente, i sindaci della Lega, ma ragazzi i cittadini guardano i partiti quando si votano le politiche, poi guardano i candidati sindaci. E allora sentiamo adesso, visto che li abbiamo tirati in ballo, sentiamo le opinioni del centrodestra. Ringrazio per essere qui con noi Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Abruzzo. Buonasera Testa. Buonasera a voi, grazie. Insomma, primo commento a questi dati che arrivano da Chieti e da Avezzano. Se verranno confermati i dati, comunque sono abbastanza eloquenti, si parla di due sconfitte, punto. C'è poco da dire, poi si faranno tante valutazioni, si verificherà cosa non è andato, le eventuali spaccature che lei prima diceva, però questo è come quando si gioca una partita di pallone, tu vedi poi il risultato finale, se hai usato la tattica giusta o hai fatto giocare i calciatori più in forma o hai colpito pali e traverse e gli altri hanno fatto un gol all'ultimo minuto in fuorigioco, il discorso è questo, quindi bisogna, quando si perde ci sono delle, nel caso in cui, ovviamente spero di sbagliarmi, nel caso in cui dovessero essere confermati questi dati, bisogna fare un'analisi. Dati che ci arrivano in diretta da Avezzano, sì. Siamo all'esterno credo del comitato di Pangrazio. Ma vantaggio per quel poco di esperienza che ho, quando incomincia a incanalarsi questo trend, il trend poi, quello dicevamo, poi è quello, ripeto, spero di sbagliarmi, però il dato è abbastanza chiaro. Certo su Chieti c'era un... Si partiva con un bagaglio insomma diverso rispetto a... Si partiva con un bagaglio diverso e la vicenda di Chieti la conosco sicuramente meglio rispetto a quella di Avezzano e sta di fatto... Intanto si esulta. Sta di fatto che le componenti di centrodestra nella città di Chieti si sono divise, hanno trovato albergo in più. Eh sì, lo dicevamo in precedenza. In più candidature. Sentiamo un attimo Paolo Renzetti da Avezzano. Paolo. Sì, grazie. Prendiamo la linea in diretta da Avezzano. Siamo all'esterno, Alfredo, del comitato di Gianni Di Pangrazio. C'è un clima da stadio perché si inizia ad assaporare la vittoria e dunque il trionfo, possiamo dire, dando uno sguardo a questi dati dell'ex sindaco della città marsicana. Come avete anche visto nell'inquadratura con le immagini di Roberto Pulimanti, sono stati 6.000 fino a questo momento, 6.570 i voti scrutinati su un totale di 18.000 votanti, dunque abbiamo superato il 30% con Gianni Di Pangrazio che si trova a 59,91%, dunque quasi il 60%, con 4.205 preferenze, e con Genovesi che invece è arrivato al 40,04% con 2.830 voti. C'è una differenza di quasi 20. Sì, Alfredo. Ti fermo un attimo perché abbiamo Diego Ferrara a Chieti, vado da Giuseppe Dintino. Grazie Giuseppe.
emozione. Giuseppe, mi senti? Eccoci Alfredo, siamo qui davanti alla sede elettorale. Sì, siamo davanti alla sede elettorale della coalizione di centrosinistra in compagnia del candidato Diego Ferrara. Ferrara che al momento è in grande vantaggio secondo i primi. Mi sentite? Sì, sì, Giuseppe, vai pure. Sì, ecco che siamo, scusate, qualche problema audio, cioè siamo di fronte alla sede del centrosinistra con Diego Ferrara che, come dicevo, secondo i risultati parziali è in vantaggio quasi al 60%, mentre Di Stefano sarebbe poco oltre il 40%. Intanto vi dico che ha chiuso già una prima sezione, ha già scrutinato tutte le schede. Quali le prime parole di Ferrara a questo risultato? Ma non posso essere che soddisfatto e felice. Dire che mi aspettassi questo risultato, seppur ancora parziale, diciamo, direi una bugia. Pensavo che fosse o sarebbe stata una corsa al filo di lana. Questo vantaggio mi dà coraggio, però dobbiamo ancora attendere i risultati definitivi. Bisogna attendere sicuramente i risultati definitivi, intanto il vantaggio si fa man mano considerevole. Ferrara, lei in una delle prime interviste che le feci a una conferenza stampa con i Giovani Democratici mi disse che il cavallo buono si vede a riacchiappo, possiamo dire che il centrosinistra ha puntato sul cavallo giusto? Beh, se le cose si chiudessero così e quindi diventassi sindaco, sicuramente sì. Io di solito il mio carattere è proprio quello, iniziare in sordina, fare piano e poi raggiungere gli obiettivi che mi ero prefisso. E ora l'emozione qui davanti alla sede del centrosinistra è assolutamente palpabile, no? Sì, guardi, effettivamente sono molto emozionato, anche troppo rispetto al mio carattere, e quindi ho necessità di darmi un attimo di pausa. Sì, allora la lasciamo andare subitissimo, prima se ci sono delle domande da studio. Sì, sì, un attimo solo che c'è Camillo D'Alessandro. Se magari riesce a passare l'auricolare al dottor Ferrara, Camillo D'Alessandro voleva sì, salutarlo. Se vuole l'auricolare, un'operazione un po' complicata, cioè, ma non fa niente. Il deputato D'Alessandro che vuole porgerle una domanda. Sì, dimmi Camillo. Ciao Diego, volevo solo salutarti e dirti grazie, poi ci abbracciamo più tardi. Grazie a tutti voi Camillo, a tutti voi che mi avete supportato e diciamo avete creduto in me. Grazie a tutti. Grazie a te, un abbraccio. Ciao. Grazie allora al candidato del centrosinistra Diego Ferrara, noi rimaniamo qui davanti alla sede e tra poco vi faremo ascoltare anche le voci degli altri protagonisti di questa tornata elettorale. Sì, grazie Giuseppe Dintino, torno da Guerino Testa, insomma ormai mi sembra che la partita sia conclusa. Ad Avezzano abbiamo visto scene di giubilo davanti il comitato di Pangrazio, però attenderei un attimino anche per capire, per avere qualche dato in più, qualche scheda in più, però mi sembra di poter dire che la prova di forza della Lega alla fine non ha retto. Prova di forza è Lega, la Lega, ma anche qui usciamo fuori dai pettegolezzi e diciamo le cose come stanno. Come ogni coalizione c'è una ripartizione, e l'onorevole Camillo D'Alessandro lo sa perfettamente e ovviamente lo saluto anche in virtù della conoscenza che abbiamo da ormai da decenni. C'è una ripartizione territoriale che viene effettuata dai partiti che compongono la coalizione, in questo caso la coalizione di centrodestra. Il centrodestra ha scelto, così come ad esempio ha scelto Acquaroli nelle Marche, ha scelto Raffaele Fitto in Puglia, così come ha scelto Fabrizio Di Stefano nella città di Chieti, avrà scelto un candidato di Fratelli d'Italia o di Forza Italia o dell'UDC o la lista civica in un'altra città. Quindi c'erano delle problematiche di altri, però io penso più legate a fattori che vanno oltre la politica che non sul campo politico. Quindi io
se io non rinnego assolutamente la scelta che la coalizione ha fatto nei confronti di Fabrizio Di Stefano, che è stato supportato in maniera autentica e giustamente da Fratelli d'Italia, ma penso anche dagli altri partiti della maggioranza, e però c'è stata questa, sperando che poi ci sia il miracolo finale, ma nel caso in cui dovessero essere confermati questi risultati, dobbiamo fare mea culpa e pensare che il centrodestra, e non Fabrizio Di Stefano, la Lega, abbiano fatto scelte sbagliate. Dobbiamo dare atto a un centrosinistra che probabilmente si è riorganizzato in questa campagna elettorale, mettendo dentro anche pezzi di centrodestra, perché io vedo che tra coloro che stanno, ecco, sarà intervistato tra poco, che saranno intervistati, c'è Paolo De Cesare. Paolo De Cesare non ha un'estrazione di centro, certo. Di centro-sinistra, ma poteva stare tranquillamente nella nostra lista. Allora andiamo a Chieti da De Cesare con Giuseppe Dintino. Linea a te, Giuseppe. Sì, siamo qui con il leader del Polo Civico, Paolo De Cesare, a sostegno del candidato Diego Ferrara, che al momento avrebbe un vantaggio importante sul competitor Fabrizio Di Stefano. Allora De Cesare, che commento si può fare da questo risultato parziale? Ma innanzitutto, come ben dice lei, è un risultato parziale, quindi aspettiamo via via che il dato si consolidi. Certo, è un trend molto molto positivo che davvero ci lusinga molto, ci onora, anche perché sappiamo essere stati noi determinanti per questa vittoria, che si è andata, il nostro risultato che si è andato a sommare, ma soprattutto il lavoro fatto, l'entusiasmo, la passione, la voglia di cambiamento che si è andata a sommare a quella di un galantuomo qual è Diego Ferrara e di un'ottima campagna elettorale che lui ha svolto nel corso di queste settimane all'insegna veramente della correttezza e del rispetto. Credo che dai dati che stiamo avendo abbia premiato, perché noi abbiamo parlato chiaramente e francamente ai cittadini di Chieti, alla città, con amore, con il cuore, senza basarci su freddi numeri e senza avere un atteggiamento di prepotenza, ma soprattutto senza infangare nessuno. E questo credo che stiamo vedendo, per quelli che sono i dati parziali, abbia premiato. Certo, se il dato dovesse essere questo confermato, è un dato che non trova precedenti nella storia della città di Chieti, quindi ne sono veramente onorato e lusingato. Ecco, e se il risultato dovesse cristallizzarsi su queste percentuali, significherebbe innanzitutto che l'apparentamento tecnico che avete stipulato è stata la scelta giusta, e adesso a lei le spetterebbe un ruolo importante, quello di vice sindaco. Sì, questo si vedrà dopo. La cosa importante adesso è regalare a Chieti una nuova classe politica, che è andata, come abbiamo visto, al di là delle ideologie, ma ha puntato nel corso di questa campagna elettorale, e punterà anche, se dovessimo essere noi ad andare a amministrare la città già dei prossimi giorni, andrà al di là di ideologie, ma con grande competenza vorrà vedere solo questa città risorgere, questa città cambiare, perché in questi anni è stata piegata da questa classe politica che l'ha amministrata per 10 anni. Domande da studio? No, grazie Giuseppe, devo andare ad Avezzano da Paolo Renzetti, abbiamo un altro collegamento in attesa. Allora andiamo all'interno del comitato genovesi ad Avezzano. Linea a te, Paolo. Sì, grazie, prendiamo nuovamente la linea in diretta da Avezzano. Ci siamo spostati dal comitato di Gianni Di Pangrazio nel vicino comitato di Tiziano Genovesi. Io ringrazio Antonio Morgante, esponente della Lega di Avezzano. Allora Morgante, si sta materializzando la vittoria di Pangrazio, possiamo dire che anche in base ai risultati del primo turno poteva alla vigilia starci questo risultato? Beh, prima cosa, manca ancora la metà delle schede, e questo, diciamo, non è neanche una proiezione ufficiale, ma sono i dati dei nostri rappresentanti di lista che sono... Ovviamente parliamo dei dati in nostro possesso, è chiaro. Se si dovesse profilare questo tipo di situazione, è chiaro che già rispetto al primo turno abbiamo fatto un mezzo miracolo, perché comunque la situazione era molto, molto peggiore in partenza. Ne abbiamo parlato anche due settimane
settimane fa, ovviamente, sul risultato del primo turno e sul risultato di questo ballottaggio pesa ovviamente la divisione all'interno del centrodestra. Sì, purtroppo sì, è chiaro che pesa, perché comunque i dati ci dicono che la situazione è stata questa. Avvieremo una fase di riflessione se i numeri dovessero essere confermati, una fase di riflessione politica seria e attenta. Al di là delle riflessioni che ci saranno da qui a qualche ora, quando il risultato sarà definitivo, facendo un passo indietro, c'è qualcosa che non rifareste? Ma guardi, in politica la situazione di solito, quel che si genera è quella che è data dalla situazione di partenza, non ci sono stati errori particolari da parte nostra. Vedremo poi politicamente quali saranno le considerazioni da fare e quali saranno le posizioni politiche che prenderemo. Tanto mi sento di dire come esponente della Lega d'Avezzano, quindi come esponente di un partito che comunque ha partecipato fattivamente alla coalizione, di ringraziare il nostro candidato sindaco, perché sia al primo turno che oggi con questi numeri, e speriamo insomma che migliorino andando avanti con lo scrutinio, ha fatto un lavoro eccezionale, quindi è stato veramente il valore aggiunto della nostra coalizione a quattro liste. Le chiedo in questo caso proprio come esponente della Lega, in questa tornata elettorale la spinta del vostro partito è sembrata una spinta meno efficace di quello forse che si poteva pensare, è così? Ma no, se consideriamo che comunque le elezioni amministrative c'erano in campo molti soggetti civici, noi siamo il primo partito ad Avezzano dal primo turno, abbiamo il 13%, abbiamo 2.900 voti, quindi comunque un partito che non si era mai materializzato in un'elezione civica, si è materializzato, e si è materializzato con i numeri giusti, perché siamo il primo partito alle elezioni amministrative ad Avezzano. Lo eravamo già grandemente alle elezioni europee, alle elezioni nazionali, perché abbiamo sempre espresso percentuali veramente incredibili, 35-37%, quindi il partito c'è, oggi c'è anche organizzato, perché questa campagna elettorale sicuramente ci servirà per estrapolare dal contesto tutte le figure che ci hanno dato seriamente e significativamente una mano, quindi ripartiamo da qui, la Lega riparte da qui e ripartirà per i prossimi appuntamenti. Ho già sentito telefonicamente Genovesi? Sì. Che le ha detto? Mi astengo da questo, sarà lui poi più tardi a parlare. Grazie davvero ad Antonio Morgante, esponente della Lega di Avezzano. Per il momento è tutto dal comitato di Tiziano Genovesi. Lina, che può tornare allo studio. Sì, grazie a Paolo Renzetti. Camillo D'Alessandro tra poco deve andare via, allora una battuta conclusiva per farci dire da lui che cosa farà Italia Viva in questo punto in un consiglio comunale a maggioranza centrosinistra. Vabbè, noi abbiamo dichiarato tra il primo e il secondo turno che avremmo sostenuto il candidato Ferrara, questo senza gli apparentamenti, saremo assolutamente collaborativi, daremo una mano a Diego Ferrara, del resto lei ha sentito prima che Diego ha voluto rivolgerci un apprezzamento, dopodiché non sarà facile amministrare né Avezzano e né Chieti, dopo la festa inizia il lavoro, conosco Diego Ferrara e so che cosa la sua capacità di lavoro nell'assoluta umiltà. L'unica valutazione politica, perché se no altrimenti rischiamo, diciamo, di non dirci la verità. C'è un grande sconfitto in Abruzzo in termini di partito che si chiama Lega e la sua classe dirigente, e c'è un grande sconfitto che è il presidente della regione Abruzzo. Se questi due risultati fossero stati inversi, avremmo visto il Presidente della Regione arrivare nei comitati elettorali e essere intervistato, immagino che ci verrà pure adesso, se non sta a Roma, e a dire che il governo regionale era la conferma del buon lavoro del governo regionale. Come vedete sono piani diversi, io l'ho sempre sostenuto. Sentire il commento ad Avezzano dell'esponente della Lega che dice sì, però siamo primi partiti ma avete perso il comune, è francamente deleterio nei confronti della città, perché anche qui non si vuole capire che aver anteposto i partiti, forzando anche la stessa coalizione, Guarino Testa è bravo, è un signore, ha detto noi abbiamo sostenuto lealmente i nostri candidati, funziona così nelle coalizioni, ha ragione lui. Dopodiché chi ha l'onore di indicare un candidato deve
cercare di esprimerlo in sintonia con la città. Ma guai se in questo momento io, anche per l'esperienza che ho avuto in passato di vittorie e di sconfitte, non riconoscessi, come dire, agli sconfitti tutto ciò che va riconosciuto, e non mi accanirò mai nei confronti di chi ha perso, come però accade ogni giorno in regione, anche dei commenti dopo 18 mesi da parte degli attuali consiglieri regionali. Lo stesso Testa ne è protagonista di questo tipo di dichiarazioni. Dopo 18 mesi si parla ancora della giunta D'Alfonso. Il candidato sindaco della Lega Chieti ha puntato gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale dicendo a Chietini: non votate Ferrara perché dietro c'è D'Alfonso. Ora che ha vinto D'Alfonso, ha vinto Ferrara. Ha vinto Ferrara. Allora cerchiamo di uscire da questo modo di fare la politica. Chi governa la regione ha un grandissimo onore e onere, è molto difficile, è molto complicato. Forse la smetteranno nel dire quelli di prima e cominceranno ad occuparsi invece con un bel bagno di umiltà, prendendo atto di quello che hanno detto i cittadini in due città di destra, non in due città di sinistra, quali Chieti e Avezzano. Allora, grazie a lei, Alessandro, buon proseguimento, buon lavoro. Faccio replicare a questo punto, è giusto così, Guerino Testa. Ad Alessandro, dicendo che la giunta attuale di centrodestra in regione non ha fatto mai paragoni con la giunta D'Alfonso. La giunta D'Alfonso viene chiamata in causa ogni qualvolta qualcuno di centrosinistra la vuole mettere in mezzo, quindi noi non abbiamo nessun tipo di problema in merito. Come ho detto prima, sono due sconfitti in due realtà che storicamente sono di centrodestra, ci sono stati dei problemi. Io ritengo che la vita politica è fatta di sconfitte e vittorie, ma abbiamo fatto scelte ben precise, sono arrivate anche dal livello nazionale. Io rifarei, e come Fratelli d'Italia porterei avanti ancora le due candidature. Non mi sembra che queste due sconfitte siano figlie dell'attività regionale del presidente Marsilio e della giunta di centrodestra in una maniera più assoluta. Vorrei ricordare anche lo stesso onorevole che è andato via, che comunque lui nella prima fase non aveva sostenuto assolutamente Ferrara, quindi lui non esce vittorioso, e peraltro il suo partito non penso che né a livello nazionale né a livello locale stia in acque buone e positive, anzi è quasi scomparso. Quindi ripeto, se dovessero essere confermati, ahimè, questi risultati, il centrodestra deve fare un atto di valutazione, ma il centrodestra tutto, non la Lega o Fratelli d'Italia, il centrodestra tutto, ben sapendo che quando ci sono le scelte amministrative sono diverse quelle regionali e nazionali, e spesso e volentieri le scelte politiche poi vengono influenzate da altri fattori esterni alla politica. Perché voglio ricordare come a Chieti molti pezzi che hanno sostenuto Ferrara o Di Iorio sono pezzi politici che hanno da sempre albergato nell'alveo del centrodestra, così come penso nella città di Avezzano. E poi chiudo, perché anche lo stesso Di Pancrazio aveva liste civiche che hanno un ancoraggio all'interno del centrodestra. E allora io adesso saluto e ringrazio Vincenzo D'Incecco, consigliere regionale della Lega, che ci ha raggiunto nei nostri studi. Insomma, facciamo anche una prima valutazione con lei, D'Incecco, su quella che sembra una sconfitta pesante per la Lega, soprattutto visto che i due candidati erano vostra espressione. Innanzitutto buonasera, è evidente che ci sono dei momenti in cui bisogna dire affrontare il dibattito sul secondo turno con chiarezza, e i numeri mi pare che dicano chiaramente che i due nostri candidati, quindi l'amico Fabrizio Di Stefano a Chieti e l'amico Tiziano Genovesi da Avezzano, diciamo, si apprestano purtroppo a perdere il secondo turno, la sfida del ballottaggio con lo sfidante rispettivamente, quindi parliamo di Ferrara a Chieti e di Pancrazio da Avezzano. Ma il dato è molto chiaro, mi pare che il distacco non sia nemmeno così breve.
purtroppo queste competizioni così locali vivono di una realtà locale e territoriale, di una dinamica un po' più grande, un po' più politica, perché sappiamo bene che a queste competizioni ci si è arrivati in un modo, io credo, non molto chiaro da parte del centrodestra tutto, per cui questo risultato è il frutto di una divisione che ha portato il centrodestra spaccato all'appuntamento del primo turno e quindi chiaramente a un tentativo di ricompattamento del secondo turno che io credo spesso nella storia non solo della nostra parte politica ma nella storia delle competizioni elettorali non aiuta l'elettorato, il popolo che deve votare poi a comprendere qual è il messaggio reale, perché se una coalizione è compatta e compattamente affronta il governo regionale, il governo di altri capoluoghi, è impossibile che questo possa non accadere in centri importanti come Chieti e come Avazzano. Questo è accaduto al primo turno e poi chiaramente il cittadino si disorienta. Di fronte alla non unità al primo turno è chiaro che poi il secondo turno molto elettorato disamorato magari non si presenta al voto o comunque esprime un voto di protesta non votando quella che è la parte politica magari di appartenenza e scegliendo un'altra parte. Io credo che questa sia una delle problematiche maggiori e l'analisi di fondo che va fatta su questo dato elettorale, al netto delle appartenenze dei candidati, ma il dato è questo, bisogna essere compatti quando si affrontano le sfide elettorali, il secondo turno è una partita diversa. Allora andiamo subito ad Avezzano da Paolo Renzetti dove c'è Gianni Di Pangrazio. Paolo, braccalo perché... Eccoci, sì, perché stanno andando tutti verso il comune. Gianni Di Pangrazio, manca poco all'ufficialità, torna a essere sindaco della città di Avezzano. È un'emozione grande, una cosa che non avevo preventivato a suo tempo, è stata la città, i cittadini, tante persone che mi si sono avvicinate, hanno voluto chiaramente mettere in sicurezza questa città, hanno chiesto la mia esperienza di essere appunto rimessa di nuovo a disposizione del comune, sono felice, sono orgoglioso, sono emozionato e ringrazio veramente tutti perché abbiamo fatto una battaglia senza praticamente avere partiti alle spalle, l'abbiamo fatta col cuore, l'abbiamo fatta praticamente con tutti i cittadini di Avezzano che volevano a tutti i costi che ci fosse Gianni Di Pangrazio sindaco e questa è la dimostrazione. Saluto tutti i miei avversari e chiaramente gli do un fortissimo abbraccio. Cosa si sente di dire a Genovesi? A Genovesi devo dire che farà esperienza, è un giovane che è stato sempre coerente e secondo me la coerenza premia, fra qualche anno può avere sicuramente dei successi, farà l'esperienza come consigliere con la mia amministrazione, con la nostra amministrazione, l'amministrazione di tutti, ma secondo me vanno fatte le esperienze e poi dopo sicuramente tutti i giovani, perché dico tutti i giovani di Avezzano meritano perché sono tutti bravi. Il suo primo pensiero in questo momento a chi va? Il mio primo pensiero va a mia madre e mio padre che gliel'ho dedicato e la dedico questa vittoria a papà e a mamma. Grazie a Gianni Di Pangrazio. Alfredo, in diretta sempre qui da Avezzano, sì. Dall'esterno del comitato dell'esponente delle liste civiche, ci sono delle bandiere bianco-verdi colori dell'Avezzano Calcio, ci sono anche degli appassionati dei tifosi della formazione marsicana, c'è davvero tanta gente, Paolo. C'è chi sta piangendo, c'è grande emozione, linea a voi per il momento. Sì, grazie Paolo, andiamo a Chieti da Giuseppe Dintino col segretario del PD Abruzzo Michele Fina, linea a te Giuseppe. Sì, eccoci, siamo ancora qui davanti alla sede elettorale del centrosinistra dove la vittoria ormai sembra davvero a portata di mano e qui con noi c'è il segretario regionale del PD Michele Fina, quale commento? Tanto buon pomeriggio, grazie del lavoro che fate, ma una vittoria straordinaria per le dimensioni, perché ha ribaltato i pronostici, una vittoria di Chieti e dei chietini e una vittoria di Diego Ferrara che ha fatto una campagna elettorale strepitosa. È partito con appunto nessun favore dei pronostici, ha smentito tutti, è riuscito a coalizzare intorno a sé forze politiche, forze civiche e poi l'affetto, il calore dei cittadini che gli danno un riconoscimento oltre ogni misura. Penso che sia una grave sconfitta per la Lega, che si somma a quella di Avezzano,
il frutto di divisioni, ma di risultati assolutamente insufficienti, inadeguati del lavoro della Regione Abruzzo. Credo che sia davvero una nuova pagina, dopo due settimane fa, per la nostra Regione. Anche perché secondo la storia del governo di questa città, a parte delle piccole parentesi, Chieti è sempre stata una città governata dalla destra e dal centrodestra. Questo fa assumere tutta una connotazione storica a questo risultato. Ah sì, il gruppo dirigente di Chieti, del centrosinistra, ha avuto grande coraggio, grande intelligenza, è riuscita a scegliere la persona giusta che poi a sua volta ha parlato a tutta Chieti. Questo credo che sia il compito del centrosinistra. Non rinchiudersi a parlare solo ai propri elettori, perché c'è un'amplissima fetta di cittadini abruzzesi e italiani che vogliono una nuova proposta politica, più solida, più capace, più sobria. Ecco, anche la vittoria di Diego Ferrara è anche questo, un uomo capace, solido, sobrio, che può assicurare a questa città 5 anni di protezione dei cittadini e di rinascita. Come sentite e vedete alle nostre spalle c'è grandissimo entusiasmo. Allora Fina, dopo un risultato della lista PD forse non eccezionale al primo turno, questo deve essere sicuramente una bella soddisfazione. Alle elezioni amministrative i partiti politici si dividono sempre in più liste. Di certo il Partito Democratico ha contribuito a costruire questa proposta, è stato protagonista, l'ha immaginata, l'ha pensata, ha proposto a Diego Ferrara di candidarsi sindaco. Il punto non è tanto avere una vocazione a prendere tutto, ma a mettere insieme, a cucire, a costruire coalizioni. Nel secondo turno è stato ancora più così, ci si è alleati con forze giovani, con forze fresche di questa città, c'è stato l'endorsement del Movimento 5 Stelle che ha un valore politico assoluto, che riguarda anche tutta la regione. Questa è la nostra vocazione, che è una vocazione coalizionale. Se il PD riesce a cucire, fa il suo mestiere. Se ci sono interventi da studio, Alfredo, altrimenti ti restituisco la linea. No, grazie Giuseppe per questo intervento, grazie anche al segretario regionale del Partito Democratico Fina, domanda che rivolgo sia a Guirino Testa, che tra poco dovrà andare via, sia a Vincenzo D'Incecco: da dove riparte adesso il centrodestra, perché in vista ci sono altre elezioni amministrative importanti il prossimo anno? Testa. Allora, io innanzitutto rispetto tutte le parti politiche e faccio un grande in bocca al lupo ovviamente a coloro che diventeranno sindaci di due realtà importanti. Dico, e non faccio l'avvocato della Lega, ma non è una sconfitta della Lega, è una sconfitta del centrodestra, che ci poteva stare anche un sindaco di un altro partito. La coalizione è stata compatta e ha fatto campagna elettorale. Penso che il centrosinistra voglia, in questo caso il PD, voglia un po' cercare di buttarla un po' in cagnara politica nazionale, più che altro rispetto alla realtà locale. E vedere le immagini di Chieti, ripeto, che è una realtà che conosco sicuramente meglio rispetto a quella di Avezzano, e vedere molti pezzi di uomini e donne di centrodestra che stanno esultando con il centrosinistra e con il Movimento 5 Stelle, un po', non dico mi fa sorridere, ma mi dà da pensare. Io ritengo che molti hanno fatto una scelta che ha poco del politico, ma che ha molto anche forse del personale e di alcune ruggini che ci sono in alcune realtà. Poi quando io sento qualcuno che dice io sono di centrodestra però voto in questo caso a sinistra, è una cosa che mi fa sorridere, ovviamente che non sopporto. Grazie, allora. Da dove ripartirà? Certo, sì. Scusa, non ho risposto alla domanda principale. Ripartiremo nel fare una valutazione, perché ogni partita elettorale, sia se si vince sia se si perde, deve essere oggetto di valutazione. Dovremmo fare le nostre valutazioni a livello regionale come coalizione, perché la vita politica non finisce oggi, ma ci sono altre partite e poi c'è il livello nazionale, ma più che altro noi dobbiamo pensare, sia io che il collega Vincenzo D'Incecco, a portare avanti l'attività regionale, che ne dica qualcuno del centro-sinistra, è un'attività che viene portata avanti quotidianamente e si stanno centrando molti obiettivi che forse in passato non erano stati centrati. Io vi saluto, in bocca al lupo a tutti e grazie per l'attività che state facendo. Grazie a lei Guirino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Abruzzo. Stessa domanda che ho fatto a Testa la giro anche a Vincenzo D'Incecco.
Ripartiamo da un'attenta analisi. Certamente oggi è il momento di ammettere la sconfitta, fare una riflessione magari più lunga rispetto a quelle che sono le considerazioni di questa fase a caldo, e analizzare quello che è accaduto. Ma quello che è accaduto, io dico, come ho detto in precedenza, è sempre il solito problema che spesso affligge il centrodestra, cioè quello di presentarsi in maniera spaccata e divisa rispetto agli elettori alle urne del primo turno. Quindi questo è un tema troppo evidente, cioè non si può affrontare questo dibattito se non si comprende, se non si legge quello che è accaduto nei mesi precedenti, e cioè la costruzione di un percorso di liste, di candidature, di una coalizione che purtroppo ha avuto delle problematiche sin dal primo momento. La Lega ha messo tutto se stessa nella campagna elettorale, l'ha fatto con Avezzano, l'ha fatto con Chieti, scegliendo dal mio punto di vista, non solo dal mio punto di vista, persone capaci, equilibrate e in grado di poter eventualmente affrontare la sfida del governo. Il problema è che quando poi pezzi di coalizione non affrontano con te il percorso del primo turno, ma lo affrontano in maniera separata, questo è un dato politico troppo importante da non mettere in secondo piano, da non sottovalutare. La Lega, da quando è presente in Abruzzo, ha appoggiato tutte le candidature degli alleati senza mai fare mezzo passo indietro, con grande impegno, con grande sacrificio sui territori. Voglio pensare a Pescara. Prego. Vincenzo, se ti interrompo, vorrei andare un attimo a Chieti, poi ti faccio riprendere il discorso, che non so se è il momento del brindisi a Chieti. Credo di sì. Dunque, adesso mi sembra ufficiale la vittoria di Ferrara, con il festeggiamento anche all'esterno della sede elettorale. Chiedo scusa per l'interruzione. Assolutamente, stavamo dicendo, quello che ha fatto la Lega in questi ultimi due anni è chiaro ed è palese. La Lega ha appoggiato tutte le candidature degli alleati, lo ha fatto in maniera chiara, precisa, con l'impegno principale del suo leader in ogni campagna elettorale, con presenza asfissiante sui territori, l'ha fatto con tutti sempre in maniera corretta e leale. Questo purtroppo spesso non è accaduto quando la Lega ha dovuto esprimere o ha espresso il proprio candidato, e questo è un tema politico, a mio avviso, non di secondo piano, che va affrontato nel rapporto con gli alleati. Non si può vivere nella stessa famiglia politica se non c'è un rispetto alla pari. Noi l'abbiamo sempre dimostrato negli altri, gli altri non l'hanno spesso dimostrato nei nostri confronti. Questo è un tema che dovremo affrontare, credo, nei prossimi giorni, con serietà, con serenità, ma non possiamo lasciarlo alle spalle. Io credo che questa riflessione non può essere lasciata alle spalle così in maniera limpida e liscia, bisogna affrontarlo seriamente. Dopodiché il governo regionale è un'altra partita, credo che stiamo governando con tutto l'impegno possibile, non registro da parte della popolazione abruzzese un voto negativo di questo territorio legato a quello del governo regionale. Io credo che il governo regionale stia lavorando bene, deve sempre far meglio, può fare meglio, abbiamo tutti l'obiettivo di migliorare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, però diciamo, il solco che abbiamo tracciato dallo scorso anno fino ad oggi, io credo che sia un solco positivo, nonostante appunto tutte le gravi difficoltà di questi ultimi mesi, difficoltà che stiamo, credo, da un punto di vista sia sanitario che economico, affrontando con tutta la voglia, ma soprattutto la determinazione di un governo coeso. Però, ripeto, l'aspetto politico e del rapporto tra gli alleati io credo che debba essere oggetto di riflessione. Mi sembra che il riferimento sia Mauro Febbo, insomma, per quello che è successo al primo turno perlomeno, perché io poi c'è stata la riappacificazione. Non faccio riferimento a persone, io parlo sempre di partiti e quindi di sigle politiche. Quello che è accaduto a Chieti, ma la stessa cosa è accaduta a Vezzano, è un campanello d'allarme, non è un aspetto positivo. Non è positivo, ripeto, per i motivi che ho detto prima. Bisogna essere convinti in campagna elettorale, sostenere un candidato e sostenerlo fino a partire all'inizio dal primo turno. Non si può tentare un apparentamento in una seconda fase. Io credo
e l'esperienza, la mia piccola esperienza, mi insegna che quando i cittadini trovano una coalizione storicamente compatta o compattata, che si presenta divisa e magari fa una campagna elettorale anche difficile, pesante, con i candidati sindaci che magari usano anche toni che vanno un po' al di là del normale scontro politico, come se fossero sintonizzati su due coalizioni differenti, e poi in un secondo turno insomma tentano di rimettersi insieme. Ecco, il cittadino questo ragionamento spesso non lo comprende, perché si chiede: perché mai non siete stati in grado di farlo prima? Perché mai non avete trovato una sintesi prima del primo turno? Ecco, questa è una cosa che noi per troppo tempo abbiamo visto accadere spesso sulle nostre città. Mi ricordo nel 2014 Pescara, ecco. Poi situazione diciamo simile a questa, che poi è finita male nel secondo turno. La coalizione deve affrontare le sfide dei comuni a due turni con una compattezza che deve esistere ed esserci già dal primo turno. Questo deve essere un mantra sul quale noi non possiamo perdere l'attenzione, perché i dati di oggi, Avezzano, Chieti, ma i dati del passato ci dicono che quando l'elettore è disorientato, poi al secondo turno o non va a votare o magari vota dall'altra parte, quasi come protesta rispetto alla non unità della coalizione che avrebbe voluto votare. Se guardiamo i numeri delle liste che afferivano al mondo del centrodestra a Chieti, al primo turno, in una forma compatta noi avremmo vinto senza arrivare al secondo turno. Questa è la vera analisi politica, e questo è il mio punto di vista. Stessa cosa anche a Avezzano. Ad Avezzano lo vediamo dalle immagini, c'è la lenta marcia verso il comune del corteo che segue di Pangrazio, ma adesso io andrei a Chieti da Giuseppe Dintino e mi scuso per l'attesa con Giancarlo Zappacosta. Linea a te, Giuseppe. Sì, esatto, siamo qui, lo sentite, tra clacson, bandiere e urla non si sentiva tutto questo casino per le strade di Chieti dall'ultima promozione dei Neroverdi. Ed ecco infatti il corteo delle macchine che festeggiano, ma adesso siamo con il capolista della lista Chieti Viva, che arriva da Italia Viva, Giancarlo Zappacosta. Ferrara in grande vantaggio, qual è il suo commento? È quello che ci aspettavamo tutti, onestamente. Non potevamo lasciare che la Lega, con alcuni personaggi impresentabili, imponesse una candidatura che non è per Chieti una risoluzione, soprattutto non è per Chieti la salvezza in epoca di recovery fund, di fondi strutturali e soprattutto di progettualità. Stiamo parlando di una occupazione di potere e null'altro, e soprattutto di un aggravio finanziario che questa città dovrà ancora sopportare sulle proprie terga. Noi siamo felici soprattutto perché è il successo di Chieti e della parte migliore di questa città. E mentre alle nostre spalle è passato strombazzando anche De Cesare Senior, Zappacosta, eppure Di Iorio, il candidato che voi sostenevate, offeso per il mancato accordo, aveva dato indicazioni di voto a sostegno di Stefano. Allora, la reazione a caldo di Bruno Di Iorio è stata la reazione di una persona che si è sentita in qualche modo offesa e in un fraintendimento che oggettivamente c'è stato. Ma siccome un gentiluomo, e stiamo parlando di galantuomini, Ferrara e Di Iorio sono due galantuomini, due gentiluomini che tanto hanno dato a questa città, come si dice, il chiarimento sarà gioco forza, uno dei primi atti di questo riconoscimento della vittoria di Diego Ferrara. Una vittoria per Chieti, una vittoria di Chieti. Ci sono domande da studio, Alfredo? No, grazie, grazie Giuseppe. Attendiamo che qualche altro ospite arrivi al tuo microfono. Nel frattempo chiedo alla regia di farci vedere anche Avezzano con il corteo, sebbene le immagini non siano nitide, ma chiaramente ci stiamo spostando, quindi anche i mezzi hanno le loro difficoltà, però c'è questo corteo che accompagna Gianni Di Pangrazio, appena diciamo eletto sindaco di Avezzano, verso il comune, immagino, credo, sì, lo vedo lì in fondo alla strada, il corteo che sta per arrivare a Palazzo di Città. Poi fra un po' torneremo anche da Paolo Renzetti a Chieti, intanto fuori dal comitato di Ferrara si continua a festeggiare prima
D'Incecco Testa diceva: vedo tanti pezzi del centrodestra all'esterno della sede di Ferrara festeggiare con Ferrara. Credo che questa, parliamo di Chieti, ma potremmo estendere lo stesso discorso anche ad Avezzano, credo questa sia forse la questione da analizzare meglio nel vostro schieramento. Il perché è successo questo? Questo è un... chiaramente Guerino faceva un riferimento a, immagino, alcune persone che ho visto anch'io e che sono, diciamo, tra virgolette, assentibili a un mondo di centrodestra, anche se io, che credo di poter appartenere a questo mondo dal 1995, penso che ci siano tanti persone, personaggi che afferiscono al mondo del centrodestra quando il centrodestra vince, afferiscono al mondo del centrosinistra quando il centrosinistra vince. Quindi c'è quella platea di persone, personaggi che si spostano in base alle convenienze, che io non mi sento o non mi sentirei di come dire, inserire all'interno di un confine giusto. Forse al candidato sindaco che non è riuscito a coagulare intorno a sé tutte le espressioni del centrodestra o no? Il problema, ecco, nasce, come ho detto prima, dal fatto che ci sono stati e ci sono partiti che pensano, personaggi di alcuni partiti che pensano di poter essere e di avere una etichetta di partito quando c'è da governare e c'è da prendere scelte o decisioni. Scusa, andiamo ad Avezzano, credo stia parlando Genovese. Vuole il bene di Avezzano, quindi nel momento in cui si vuole il bene di Avezzano in noi si trova un'opposizione seria, leale e corretta. Nel momento in cui si vogliono fare giochi di palazzo in noi si trova un muro invalicabile. Genovesi, Avezzano moderata oppure il centrodestra diviso, come dire, è stato un po' un suicidio elettorale? Ma il dato ancora non è definitivo, vediamo questa sera il dato definitivo e da domani faremo una riflessione su quello che è il dato reale politico, quindi da domani potremo fare e sapere come sono andate le cose. Grazie a voi. Al di là di tutto, comunque una bella scena, di democrazia, questa immagine dei due sfidanti l'uno accanto all'altro, questo chiaramente fa onore a Genovesi che, nonostante la sconfitta, insomma, è andato a congratularsi con chi ha ottenuto la vittoria. Conosco Tiziano, una persona per bene, un imprenditore serio, giovane, che ha messo la faccia in questa battaglia che sapevamo, cioè, essere una battaglia difficile, complicata, un territorio, una competizione elettorale con decine di liste civiche, con un voto quindi diviso, anche parcellizzato in rivoli e rivoli, con un PD mascherato parzialmente nelle liste di Pangrazio, poi a un'altra piccola parte all'interno delle liste dell'altro candidato, esatto, con un PD che chiude il primo turno al 5%, voglio dire, questa la dice lunga su quanto spesso questo voto sia poi poco politicizzato dal punto di vista dei partiti. Peraltro la Lega si attesta a primo partito sia nella competizione di Rizzano che nella competizione di Chieti, questo a testimonianza del fatto che sono state fatte delle liste per bene sia a Chieti sia ad Avezzano, dove con il 17 di Chieti e il 13 di Avezzano noi, ripeto, siamo primo partito in tutte e due le cittadine. Quindi il tema politico dei partiti ci dice che la Lega ha lavorato bene sul territorio costruendo delle liste che hanno raccolto molto consenso. Il problema, ecco, è la divisione della coalizione che non si è presentata compatta. Questo è quello che noi dobbiamo analizzare a partire già da oggi. Non è possibile, non è accettabile che i candidati i partiti della coalizione di centrodestra, quando il candidato è della Lega, si tirano fuori o creano delle dinamiche che portano a una coalizione divisa al primo turno. Questo è un tema che dobbiamo affrontare politicamente già da subito, non lo possiamo accettare più. Torniamo all'esterno del comitato di Ferrara, non so se mi sente Giuseppe Dintino, vorrei da lui il polso della situazione, mi sembra che i festeggiamenti vadano avanti in maniera abbastanza serrata. Giuseppe. Sì, siamo ancora qui a Chieti davanti alla sede elettorale, c'è grandissimo entusiasmo, inizia a diventare anche un po' complicato sentire quello che accade in studio, ma continuiamo a raccogliere le voci entusiaste ovviamente qui. C'è, ecco, un commento su questa vittoria parziale finora di Ferrara. Ormai direi quasi definitiva, è stata la vittoria del cuore, del coraggio e della competenza. Abbiamo avuto il coraggio di fare scelte difficili che sicuramente
abbiamo fatto nell'interesse della città. È stata, ripeto, una scelta di cuore, di coraggio, difficile, ma che era l'unica che andava fatta, che dovevamo fare, e ci ha premiato. Siamo felicissimi. Da domani comincerà un lavoro duro, difficile. Saremo un'amministrazione inclusiva, saremo l'amministrazione di tutta la città, di tutti i cittadini, anche dell'opposizione. Grazie, grazie mille per questo commento. Come vedete, i festeggiamenti qui proseguono. Allora, se c'è ancora del tempo, vi farei ascoltare ancora qualche altra voce qui da Chieti, davanti alla sede elettorale del centrosinistra. Ecco, se possiamo disturbare Manuel Pantalone, che al primo turno era stato il più votato del Polo Civico e che adesso raccoglie questa vittoria, anche se i risultati non sono definitivi, che è frutto anche dell'apparentamento tra voi e Ferrari. Siamo contentissimi, è segno che la città ha ben compreso la bontà del nostro progetto, abbiamo siglato un apparentamento sui contenuti, sui programmi, sulle idee, sulle cose da fare per rilanciare la nostra città. Dall'altra parte ci avevano detto di tutto, ma la città ha capito che noi abbiamo messo il cuore, abbiamo messo la passione e ci metteremo sin da subito al lavoro per la nostra Chieti. E può già confermarci che lei sarà il prossimo assessore alla cultura se il risultato rimanesse questo? Abbiamo vinto, godiamoci questa vittoria e da domani ci mettiamo al lavoro. Grazie a Manuel Pantalone del Polo Civico. E allora, per il momento, ecco, è tornato anche Paolo De Cesare qui, che c'è sempre più entusiasmo davanti a questa sede. Assolutamente, oggi, da domani scriveremo una pagina nuova, ma già con questo risultato scriviamo una pagina nuova di questa città. Da domani saremo alacremente al lavoro per Chieti, come promesso in questa campagna elettorale, perché abbiamo fatto una campagna elettorale leale, corretta, all'insegna della passione e dell'amore che nutriamo per la città di Chieti, a differenza di quegli arroganti prepotenti della politica che hanno invece attivato la macchina del fango, pensavano che dall'alto della loro prepotenza e supponenza potessero vincere la città, ma Chieti non li ha voluti, ha preferito un progetto fatto al di là, al di sopra, con questa unione delle ideologie, ma solo nell'interesse della città di Chieti e dei cittadini di Chieti. Qual è stato secondo lei il momento decisivo di questa campagna elettorale? Ma secondo me la nostra unione, il nostro apparentamento è stato fondamentale per la vittoria. I nostri quasi 4.000 voti hanno inciso sicuramente, i nostri elettori ci hanno seguito per quella che era una strada per il cambiamento e non per la continuità con questa amministrazione che ha piegato la città di Chieti. E quindi io credo che veramente da domani saremo al lavoro, ce l'abbiamo fatta, ne siamo orgogliosi, ne siamo fieri, io amo più di me stesso questa città e non vedo l'ora di mettermi al servizio della stessa. Anche chi, questa vittoria va dedicata anche a chi in questi ultimi giorni ha fatto una conferenza stampa contraddicendosi a tutta la sua campagna elettorale, la propria campagna elettorale, ha detto un cumulo di falsità e di bugie alle quali non abbiamo replicato sempre per signorilità, ma oggi, terminata la competizione, voglio sicuramente dedicare anche a quel candidato sindaco che, ripeto, ci ha attaccato e ha detto un cumulo di menzogne sia nei miei confronti sia nei confronti del candidato Ferrara. Stiamo parlando ovviamente di Bruno Di Iorio. Sì. Ok, allora per il momento da Chieti qui continuano i festeggiamenti, tra pochissimo vi faremo sentire anche le voci sul campo del centrodestra. Grazie, grazie Giuseppe Dintino. Andiamo un attimo ad Avezzano, all'interno di Palazzo di Città, se non vedo male, sì, è così. Siamo all'interno di Palazzo di Città, si sta forse preparando, diciamo, la festa all'interno del comune di Avezzano. Io tornerei, lasciando le immagini, a parlare un attimo con Vincenzo D'Incecco. La mia domanda vale sia per Avezzano che per Chieti: quanto ha pesato ad Avezzano nella vostra sconfitta il pregresso, il commissariamento, quello che è successo ad Avezzano, e quanto invece ha pesato a Chieti quello che c'è stato prima, cioè i 10 anni di amministrazione di prima? Certamente la prematura chiusura della legislatura De Angelis ha un po' inciso sicuramente nel complesso della coalizione, così come a Chieti, quando fondamentalmente si chiude un ciclo di governo con un sindaco che ha fatto i 2 mandati,
ci può essere una fase, come dire, di non freschezza del progetto politico. Questo fa parte, cioè non è una questione territoriale, ma sono situazioni che si possono ripetere in tante città. Ora, come ho detto prima, al netto di queste considerazioni che fanno parte di un'analisi più dettagliata, io sono convinto, sono straconvinto che se al primo turno il centrodestra a Chieti fosse andato tutto compatto con la candidatura di Fabrizio Stefano, noi staremmo parlando di un'altra partita, l'avremmo chiusa 2 settimane fa. Sono straconvinto di questo, perché poi il dato di oggi è, oltre che politico, è un dato anche numerico importante. Un cittadino su due oggi a Chieti non ha, ieri a Chieti non è andato a scegliere il sindaco, non si è recato nelle urne. E perché non si è recato alle urne? Non si è recato alle urne probabilmente perché ha visto una campagna elettorale anche un po' pesante in termini di offese personali, in termini di attacchi che non erano magari esclusivamente politici, magari poco si è parlato di quello che si intendeva fare per Chieti a livello di programmi, di più su attacchi personali provenienti da mondi che magari erano vicini fino a qualche mese fa e poi si sono improvvisamente allontanati. Più o meno la stessa cosa è andata in onda da Vezzano, con una situazione un po' diversa e con, ripeto, una parcellizzazione notevole, con un centrodestra anche lì diviso, con Forza Italia che comunque ha raccolto una coalizione con altre liste civiche e che da subito è andata contro quella che doveva essere come quello il nostro candidato. Quindi queste cose hanno inciso e quando purtroppo il cittadino non vede chiarezza in una coalizione, si rifugia spesso in un voto di protesta. Poi ci sono situazioni territoriali, sicuramente, ripeto, ad Avezzano la questione del commissariamento non ci ha giovato, chiaramente non ha portato, ma se ci fossimo anche lì presentati alle elezioni con una coalizione compatta, io credo che probabilmente molte di quelle liste civiche nate anche in questa fase non sarebbero nemmeno nate. Ecco. La storia ci dice che chi si presenta compatto su un candidato, chi lima prima della presentazione delle liste tutte quelle che possono essere le questioni amministrative sui programmi, poi spesso vince, soprattutto in quelli che sono territori dove c'è una precisa connotazione. Voglio dire, Chieti è un continuo, credo, ad essere un comune di centrodestra. Una volta si sarebbe detto di una roccaforte. Esatto, io credo che lo sia ancora, io credo che se domani dovessimo votare alle politiche a Chieti, io sono convinto che la Lega continuerebbe a essere il primo partito e gli altri partiti della coalizione sarebbero forti e ci sarebbe in un ipotetico uninominale, sarebbe una partita già scritta. E qui si giocano scontri personali, scontri che danno l'idea di quanto ci sia poca responsabilità nella gestione delle questioni amministrative locali. Partiti seri non permettono l'accadimento di queste cose, quindi qui bisogna ritornare un attimino alla politica dei partiti. I partiti devono affrontare queste cose con serietà. Quando c'è una scelta di questo tipo bisogna essere compatti. Non abbiamo scelto a Chieti una persona non in grado di amministrare la città di Chieti, abbiamo scelto una persona di esperienza, capace, che è stata in grado anche di costruire una lista insieme a un partito importante come quella della Lega. Quindi è una partita che purtroppo si gioca sui veti incrociati, questo è un tema politico, i cittadini queste cose non le comprendono, dobbiamo fare tesoro, avremmo dovuto farlo già in anticipo, della storia delle sconfitte fatte così nei territori abruzzesi. Non abbiamo fatto mai tesoro. Mi viene alla mente quello che è accaduto a Teramo poco tempo fa, oppure a Lanciano. Pescara, voglio dire, ricordiamoci Pescara 2014. Ancora più indietro. Esatto, noi abbiamo perso quando ci siamo presentati divisi, anche nelle città dove abbiamo sempre governato e abbiamo dimostrato di essere di avere una maggioranza politica. Abbiamo perso quando il cittadino ha compreso che non c'era unità di intenti nella nostra coalizione. Ma questo è un tema che dobbiamo affrontare con gli alleati, perché la Lega in questi 2 anni di presenza nella nostra regione Abruzzo non si è mai permessa di affrontare una competizione elettorale andando contro il candidato del centrodestra. Voglio ricordare, e non voglio parlare di altri territori, parlo di Pescara dove fondamentalmente governiamo da più di un anno, vi ricorderete che la Lega insomma era in procinto di poter esprimere il candidato a Pescara alle scorse elezioni comunali, si è deciso diversamente, abbiamo ceduto il candidato a Forza Italia, la Lega ha fatto una campagna elettorale senza sosta su ogni centimetro della città di Pescara, governa oggi la città di Pescara con serietà. E questo spesso da parte degli alleati non è accaduto, quindi il tema da affrontare è questo, la reciprocità e il rispetto reciproco, cosa che fino ad oggi non è accaduta. Allora, torniamo a Chieti da Giuseppe Dintino, se mi sente, nel frattempo vedo ad Avezzano
che Di Pangrazio si sottopone chiaramente ad altre interviste con i colleghi della RAI. Giuseppe, mi senti? Sì, ecco, siamo qui a Chieti, dove siamo un attimo persi in questi festeggiamenti, dove c'è da dire anche che forse non si stanno neanche rispettando tutte le normative anti-Covid, ma l'entusiasmo è normale che abbia fatto comunque prendere un po' la mano qui. La situazione, l'entusiasmo è tanto. Noi siamo in attesa, tra pochissimo vi faremo sentire la voce del consigliere regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci, quindi eccoci qui con Silvio Paolucci, capogruppo in regione del PD. Allora, un risultato storico in una roccaforte abruzzese della destra. Sì, davvero storico, anche per come è maturato e per l'entità del distacco, costruito passo dopo passo attorno a una grande figura, una persona per bene, a un galantuomo, all'uomo civico Ferrara, grazie all'apporto di tutti, di tanti cittadini e anche ovviamente delle liste che con Paolo De Cesare hanno condiviso questo percorso nell'ultima settimana di campagna elettorale. Siamo davvero soddisfatti della bocciatura della destra alla regione, per come stanno governando, perché hanno perso a Chieti ma anche a Vezzano e anche per le modalità con la quale hanno voluto scegliere e imporre le candidature. Qui a Chieti i chietini hanno detto no e basta a 10 anni di pessima amministrazione, hanno detto no e basta alle modalità dall'alto ad imporre verso il basso delle candidature. Ed è stata una scelta giusta anche quella dell'apparentamento, anche perché mi riferisco alle polemiche fatte venire fuori dal candidato Di Iorio, secondo cui anche all'interno della sinistra qualcuno voleva invece l'accordo appunto con Di Iorio. Io sono stato straordinariamente convinto e soddisfatto, anche quando non tutti lo erano, quando si scelse Diego Ferrara. Attorno a lui abbiamo riconosciuto, anche con il valore già al primo turno del consenso che aveva portato attorno a sé, un'alleanza trasversale di cittadini, civico, di decidere lui quali erano gli apparentamenti più corretti, più giusti per governare insieme ai cittadini e la città Chieti. Ha scelto lui e io sto con lui. Perfetto. Grazie, queste Giuseppe. Le parole del capogruppo. Grazie, regione. Giuseppe, andiamo ad Avezzano da Paolo Renzetti con Mario Babbo. Paolo. Sì, grazie. Prendiamo la linea in diretta da Avezzano. Siamo all'interno di Palazzo di Città con Mario Babbo, che non avevamo avuto occasione di ascoltare nel corso del primo turno. Oggi qui però, diciamo, in un certo senso a festeggiare anche l'elezione a sindaco di Gianni Di Pangrazio. Sì, assolutamente sì, abbiamo giocato la partita nel primo turno cercando di mettercela tutta e abbiamo ottenuto, a mio avviso, un risultato comunque importantissimo. Per una manciata di voti non siamo arrivati al ballottaggio, ma insomma poco importa, questo per me, per noi, per la mia squadra rappresenta sicuramente un punto di partenza. Detto ciò, abbiamo comunque lanciato delle idee per questa città, per la parte moderata di questa città, e dopo un'attenta riflessione, non nego anche abbastanza sofferta, ma abbiamo deciso tutto sommato che la scelta migliore poteva essere quella di convergere con l'altra parte moderata della città rappresentata da Gianni Di Pangrazio, e di conseguenza abbiamo deciso di dare il nostro contributo proprio per arrivare a questa elezione. Un ragionamento che è nato prima di tutto su tematiche importanti per questo territorio. Quello che non potevamo permettere assolutamente è che non ci fosse nessuno a difendere alcuni servizi importantissimi per Avezzano, quali ad esempio, ne ho fatto cavallo di battaglia della mia personalissima campagna elettorale, ma la salvaguardia del tribunale, la salvaguardia dell'ospedale, la salvaguardia dei 50 milioni di euro dell'impianto irriguo del Fucino, che ahimè la giunta regionale a trazione Lega Aquilana sostanzialmente hanno fatto sparire da questo territorio. La lotta che va fatta è necessariamente questa. Lei è stato anche consigliere comunale, ha fatto parte della giunta di Pangrazio dal 2012 al 2017. Il futuro di Mario Babbo alla luce, tra poco arriverà il crisma dell'ufficialità dell'elezione di Gianni Di Pangrazio a sindaco di Avezzano. Ma il futuro di Mario Babbo è quello di continuare sul progetto che abbiamo voluto presentare alla città, di portarlo avanti, di portare avanti i punti strategici, come ripeto, qualcosa che già vi ho accennato prima, ma ci sono anche altri punti sui quali c'è stata una stretta di mano, un accordo politico. Ne cito uno fra tutti, perché ho sempre dichiarato di voler portare avanti la tutela degli ultimi. Io dicevo dal palco durante i miei comizi, vorrei essere ricordato
dato per aver difeso gli ultimi, per aver fatto istituire in questa città il PEBA, che è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e credo di poterlo fare anche da consigliere comunale, e questa è la stretta di mano che ci siamo date. Per il resto sarà tutto da vedere, oggi è ancora prematuro a mio modo di vedere. Ultimissima, era questa una vittoria di Pangrazio parzialmente annunciata? Erano queste secondo lei le proporzioni? Si aspettava un risultato un po' più brillante da parte del centrodestra, o è quello che è accaduto quello che lei pensava potesse accadere? Non lo so, in realtà credo che anche il contributo di Mario Babbo con la sua intera coalizione, questo ci tengo a precisarlo, perché io oggi sto qui perché la mia coalizione ha voluto che io stessi qui, e il contributo magari anche di Antonio Del Boccio, anche lui candidato sindaco qui ad Avezzano, abbia sicuramente contribuito all'ottenimento di questo risultato di Gianni Di Pangrazio. Credo che questa città, pur essendo una città che guarda a destra, guarda comunque a una destra moderata, però ripeto, probabilmente siamo stati anche noi determinanti nel raggiungimento di questo obiettivo. L'ultimissima, vorrei commentare con lei un'immagine di pochi minuti fa, l'arrivo insieme di Gianni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. È stata una campagna elettorale quella di Avezzano combattuta ma non avvelenata? No, tutto sommato è stata una campagna elettorale abbastanza corretta. Ripeto, Gianni è arrivato con Tiziano, ma Tiziano è un ragazzo di 40 anni come me, al quale io non posso che augurare tutto il bene del mondo. Io ho subito quello che probabilmente lui sta subendo oggi a livello personale, psicologico se vogliamo, 15 giorni fa, però oggi sto già più sereno. Sicuramente anche lui smaltirà questo risultato, e credo che dobbiamo guardare avanti, perché credo sia per me ma anche per lui ovviamente questi risultati, comunque buoni, possano rappresentare, ripeto, dei punti di partenza, sicuramente non dei punti di arrivo. Quindi i migliori auguri anche a Tiziano amico, a Tiziano persona. Poi politicamente magari la vediamo in maniera diversa, ma questo poco male, insomma. Grazie anche per queste belle parole di Mario Babbo, esponente del centro-sinistra. Da Avezzano per il momento è tutto, linea che può tornare allo studio. Sì, grazie Paolo, questo bel esempio di fair play ogni tanto ci vuole, insomma, in una politica che spesso ai toni troppo accesi che esulano poi dal confronto democratico delle idee. Abbiamo sentito D'Incecco Paolucci prima ricordare una cosa che in realtà è stata detta precedentemente, lei non c'era, anche da Camillo D'Alessandro, cioè mettere in parallelo un po' la regione e queste elezioni comunali. Già Guerino Testa ha detto per noi non è così, il governo regionale va avanti, ma la mia domanda al di là di questo è: ci sarà la riflessione del centrodestra anche in regione alla luce di quello che è successo? Dunque, i numeri che escono fuori da queste competizioni elettorali nei territori, quindi i numeri del PD che è all'opposizione in regione Abruzzo e del Movimento 5 Stelle, ci dicono che insomma, noi non abbiamo timore nel proseguimento della nostra azione regionale, perché sicuramente in questa regione né il PD né il Movimento 5 Stelle in questo momento possono rappresentare un'alternativa al governo del centrodestra così come è composto. 5% da Avezzano è dimostrazione pura e reale, plastica, di quanto in questo momento il PD sia lontano dalle reali esigenze dei cittadini, soprattutto in un voto regionale che ha chiaramente un taglio più politico rispetto a quello locale, dove, ripeto, entrano in gioco decine e decine di liste civiche. Quindi insomma, paragonare e mettere sullo stesso piano il voto delle elezioni comunali di Chieti e di Avezzano con una bocciatura del governo regionale, io credo che sia veramente una cosa. Capisco che Paolucci non provi a cavalcare questa partita, ma se volessimo guardare il primo turno dovremmo dire che invece la Lega è il primo partito, sia Avezzano che Chieti. Quindi questa cosa la dice lunga su quanto questi due dati non possono essere messi sullo stesso livello. L'altra riflessione è una riflessione politica. Sicuramente noi dobbiamo continuare nel governo della regione, cercando innanzitutto in questi mesi di trovare le risorse sulle quali stiamo già lavorando per dare seguito a quelle che sono state le norme che abbiamo approvato in questi, appunto. Prego. C'è il commissario Passerotti. Paolo. Certo. Sì, siamo con il commissario uscente del comune di Avezzano, non abbiamo ancora i dati ufficiali, ma vogliamo un attimo approfittare anche per sentire dalla sua viva voce, insomma, un'avventura per lei che si chiude, e tra qualche ora ci sarà il sindaco di Avezzano, ma piace a noi sottolineare che tutto si è svolto ad Avezzano nella massima tranquillità, con grande fair play da parte dei vari candidati.
Sì, questo mi fa molto piacere anche per l'osservanza delle norme in materia di Covid, e penso che tutto sia stato in maniera efficiente. E poi fa piacere vedere anche la partecipazione, no? La partecipazione sia al primo turno di una vasta quantità di persone al di sopra di ogni previsione, e anche nel secondo turno ovviamente si sapeva che forse c'era una flessione, però insomma, la città ha partecipato a tutti gli effetti. Domani dottor Passerotti cosa farà? Io sono in attesa di incarico dal Ministero dell'Interno. Grazie al dottor Passerotti. Abbiamo... Ciao. La stretta di mano, diciamo, tra di Pangrazio e Passerotti. La palla già in corsa, quindi... Passaggio di consegne ufficiale. No, il passaggio di consegne lo faremo tra qualche giorno. Ufficiale. Tra funzionari ci si intende, chiaro che adesso con la politica che io dovrò fare darò una spinta che spetta poi al politico, quella poi di fare anche delle azioni più dirette per la città. Grazie, ne parlavamo prima anche con Mario Babbo, lei è arrivato in comune assieme a Tiziano Genovesi, un grande fair play da parte sua di tutti i candidati che hanno partecipato a queste elezioni, e questo forse è quello che più fa piacere alla città di Avezzano. È stata una campagna elettorale combattuta, ma non ci sono stati i veleni. Non ci sono stati veleni, non li ho voluti io, non li ho creati, c'è stata una campagna elettorale entusiasmante. Io ho ringraziato già con un post tutti i candidati sindaci, ho salutato Tiziano Genovese, come gli altri sono dei quarantenni, hanno quarantenni e cinquantenni, hanno la possibilità di crescere, di imparare, di fare politica e di ripartire proprio da Avezzano. In questo momento chiedo a tutti, non solo alla maggioranza, che ringrazio perché sono stati fantastici, ma anche alle minoranze, di lavorare insieme per Avezzano, perché dobbiamo affrontare delle crisi sanitarie ed economiche importanti, e bisogna risolverle solo se stiamo insieme. Quindi io sono un istituzionale, quindi chiedo la collaborazione di tutti. Quale sarà il primo atto amministrativo del sindaco di Avezzano? Atti amministrativi ce ne sono tanti, la prima cosa andrò a vedere le scuole, abbiamo le scuole sicure da un punto di vista sismico, voglio accertarmi che siano sicure anche da un punto di vista sanitario, penso che sia i dirigenti scolastici che il commissario abbiano già dato una bella svolta, andrò ad accertarmi questo e poi cominceremo a lavorare. Grazie al commissario di Avezzano Mauro Passerotti, grazie a Gianni Di Pangrazio, si attende ovviamente solo il crisma dell'ufficialità. Gianni Di Pangrazio è il nuovo sindaco di Avezzano. Sì, Alfredo. Mozione d'ordine si direbbe. Fammi capire che cosa succederà ad Avezzano, così ci regoliamo anche noi con la diretta, se hai capito che cosa accadrà tra poco. Ma guarda, non sappiamo bene cosa accadrà, comunque qui insomma le cose sembrano abbastanza definite, quindi credo che tra poco anche i protagonisti di questa tornata elettorale insomma torneranno nei comitati anche a festeggiare privatamente questa giornata. Noi ci rechiamo fuori, Alfredo, per vedere nuovamente la festa qui in Piazza della Repubblica per Gianni Di Pangrazio. Vedi quanta gente c'è qui in Piazza della Repubblica ad Avezzano ad accogliere il nuovo sindaco della città marsicana. C'è un grande clima di festa, tanti cittadini si sono radunati e si stanno radunando in questi minuti proprio qui in Piazza della Repubblica. Vedete, forse i nostri telespettatori l'avranno visto anche in precedenza, molti, soprattutto giovani, indossano delle maglie bianco-verdi, che sono bianco e verde, il colore della città di Avezzano, con la scritta Giovanni Di Pangrazio sindaco. Dunque c'è un clima di festa e sentirete forse in sottofondo il coro Gianni da parte delle centinaia di persone che sono arrivate qui in piazza per festeggiare l'elezione del nuovo sindaco, una giornata importante per la città di Avezzano. Tra l'altro, Alfredo, non so se mi continui ad ascoltare, poco fa anche qui gli organi di pubblica sicurezza hanno chiesto alle persone di distanziarsi, di mantenere il distanziamento, perché c'è tanta gente, ma ovviamente
le preoccupazioni, le prescrizioni sanitarie devono essere rispettate, tutti indossano le mascherine, questo lo dobbiamo dire con grande senso di responsabilità, però ovviamente anche le autorità di pubblica sicurezza hanno raccomandato alle persone di mantenere il distanziamento, mentre continuano ad andare le immagini qui da Piazzale della Repubblica. Sì, Alfredo. Vado un attimo a Chieti, dove c'è Fabrizio Di Stefano con Giuseppe Dintino. Okay. Ascoltiamo anche la voce dello sconfitto a Chieti. Allora, se Giuseppe è pronto, ti darei la linea a Giuseppe per questa intervista a Fabrizio Di Stefano. Sì, siamo appena giunti nella sede elettorale del centrodestra, siamo qui con il candidato Fabrizio Di Stefano che, secondo il risultato, che non è ancora definitivo, però c'è un ampio margine di vantaggio, sarebbe secondo, sconfitto da Ferrara, benché si fosse classificato primo al primo turno. Qual è il suo commento? Beh, è evidente che ho perso, i numeri parlano chiaro e non ci sono attenuanti. La sconfitta ovviamente è mia, quindi non vado cercando scusanti o diciamo alibi al risultato. Probabilmente la politica dell'offesa personale, dell'invettiva, dell'ingiuria, del vituperio che oggi sui social sembra quella che più impazzi ha pagato di più. Un anno di attacchi personali contro la mia persona, non contro ciò che dicevo, quello che avrei voluto fare, proponevo e avrei voluto fare per Chieti, ma contro Fabrizio Di Stefano in quanto tale, ha pagato insieme magari a un centrodestra che anche a Chieti come Avezzano si è presentato ampiamente disunito. Credo che si ripeta la storia 15 anni fa, dopo il decennio Cucullo, un centrodestra disunito consegnò la città a Ricci, oggi la consegniamo a Ferrara, un altro medico. Speriamo, mi auguro per la città di Chieti, che non sia lo stesso risultato del quinquennio di centrosinistra con Ricci, quando la città piombò in una crisi più totale. Questo lo auguro alla città. Per il resto faremo le dovute riflessioni, ma è evidente che è un risultato netto. Lei ha detto con grande sportività la responsabilità è mia, centrodestra che però quest'oggi perde anche ad Avezzano, dove anche lì il centrodestra non era unito, alle ultime invece votazioni, quelle per le regionali, si era notato un leggero rallentamento dalla Lega, quindi secondo lei la responsabilità è più di Fabrizio Di Stefano o di un centrodestra che o perché diviso o perché non più forte come un tempo non riesce più a vincere? Beh, la responsabilità è di Fabrizio Di Stefano, è ovvio che però un centrodestra che non è unito in nessuna delle due competizioni, credo che sbandi l'elettorato, specialmente a Chieti, quando il Presidente della Regione viene a stare sul mio palco, ma contestualmente il suo rappresentante in giunta della città sta dall'altra parte, forse il nostro elettorato qualche dubbio se lo pone e si domanda che sta succedendo in questo centrodestra. E lo stesso è capitato ad Avezzano. Colpa di chi? I partiti devono fare le proprie analisi, le proprie riflessioni e le proprie responsabilità. Ma io attribuisco anche a un giudizio che forse è stato fin troppo impietoso verso l'amministrazione uscente. Ho trovato molta difficoltà girando in città sul giudizio su questo decennio, in particolar modo sugli ultimi anni, e d'altro canto sui social nell'ultima settimana è impazzata una vignetta in cui io ero circondato da esponenti che avevano già amministrato a Chieti, sentivano forse questo tipo di sentiment in città, però al di là di tutto quanto questo non sono mai abituato a sottrarmi alle responsabilità, la sconfitta è mia così come è giusto che sia. Quindi forse non è riuscito a intercettare, sebbene l'accordo con Mauro Febbo, quel 7,82% di Forza Chieti? Beh, i numeri parlano chiaro, mi pare che io abbia preso
più o meno gli stessi voti del primo turno di ballottaggio. Non voglio dire che quei voti non sono venuti nel turno di ballottaggio, ma voglio dire che, evidentemente nel centrodestra c'è stato qualcosa che non è stato apprezzato anche in questa scelta di ricompattamento, seppur politico. Analogamente a questo spauracchio di un ritorno di una giunta riconfermata che a mio avviso aveva anche delle positività, ma che evidentemente non era così apprezzato dalla città. Oltre a questo è chiaro che, e prima di tutto è chiaro che la bocciatura è verso Fabrizio Di Stefano. Ad ogni modo, per ora le spetta di diritto un posto nel Consiglio Comunale? Beh, è una magra consolazione. Credo che sia giusto che la guida dell'opposizione non passi di mano, vada qualche consigliere, magari tra quelli più votati, che hanno giustamente militato più a lungo di me dentro il Consiglio Comunale e che debbono trovare una sintesi in tutti i nomi dell'opposizione. È evidente che l'opposizione oggi in Consiglio Comunale è per la stragrande maggioranza rappresentata dal centrodestra. Faremo una riflessione interna, ma non credo che fosse questa la mia ambizione di andare a sedere sui banchi dell'opposizione del Consiglio Comunale di Chieti, avendo un pedigree di ben altra levatura. Sta pensando di lasciare il posto a qualcun altro? No, non ho detto questo, non mi sottraggo le mie responsabilità, ho detto semplicemente che è una riflessione per chi deve guidare questa opposizione. Grazie per la puntualizzazione. Ci sono domande da studio? No, grazie Giuseppe, grazie per questa intervista a Fabrizio Di Stefano. Io rientro per un commento finale. Chiaramente Giuseppe, scusami, se avrai altre interviste fammi un cenno fuori onda in maniera tale che io ti possa ridare la linea. Per il momento rientriamo in studio. Abbiamo ascoltato le parole di Stefano D'Incecco, parole pesanti anche e dure verso l'amministrazione di Primio, però tutto sommato insomma, quei consiglieri avevano portato al primo turno un risultato che nonostante tutte le divisioni non era così male. Certo, Fabrizio chiaramente in questo momento magari ha cercato di mettere insieme tutti i piccoli pezzettini che hanno portato a questa sconfitta. Chiaramente non c'è un'unica causa, ci sono una serie di cause che insieme hanno determinato questa sconfitta che magari 6 mesi fa poteva sembrare impossibile. Allora il combinato disposto di tutta una serie di questioni hanno portato a questo risultato. Ora, qual è la causa maggiore? Lo vedremo nelle prossime ore. Io sono e continuo a ritenere che la cosa maggiore sia la divisione al primo turno, che è insostenibile dal punto di vista politico. Sono convinto che anche se negli ultimi anni, come spesso accade alla fine di un decennio di governo, ci sia un po' di rallentamento da parte del governo della città che esce, sono convinto che a Chieti una unità del centrodestra avrebbe sicuramente rappresentato e convinto gli elettori a esprimere il proprio voto nei confronti di Fabrizio Di Stefano già dal primo turno. Cosa che poi è accaduta, perché le liste sono andate molto bene, c'è stato un piccolo gap rispetto alla questione del voto disgiunto, però voglio dire, non è accettabile che chi abbia governato in questi 10 anni, avendo un ruolo importante nel governo della città, con tutta la coalizione, si sia posto all'opposizione nel primo turno e al fianco del candidato sindaco nel secondo turno. Ecco, questo è quello che noi non riusciremo mai a far comprendere ai cittadini, perché spesso non lo comprendiamo nemmeno noi. Al primo turno bisogna andare compatti, il secondo turno è un'altra partita. Voglio dire, un assessore regionale, dei consiglieri comunali che hanno governato insieme per 5, per 10 anni e poi si dividono in una prima tappa e si rimettono insieme dopo una settimana, non creano serenità nell'elettorato, allontanano l'elettorato da un percorso e da un progetto politico. Questa è una costante in tutte le competizioni elettorali. Io credo che su questo Fabrizio volesse più di tutti porre l'accento. Credo che noi che siamo classe dirigente, cerchiamo di essere classe dirigente, proviamo a dare le risposte sul territorio, dobbiamo fare tesoro per l'ennesima volta di queste sconfitte che nascono da queste dinamiche, e non le dobbiamo più ripercorrere secondo questi
questo tragitto. Quindi da qui riparte, deve ripartire una nuova constatazione del centrodestra nelle amministrazioni locali, ma tutto ciò passa attraverso delle analisi più approfondite. I partiti devono riprendere il bandolo della matassa e in qualche modo non permettere che queste divisioni continuino ad esserci quando si arriva alle amministrative, perché l'anno prossimo, da qui a qualche mese, ci saranno elezioni importanti, magari non ci saranno capoluoghi, ma ci sono altri comuni importanti, soprattutto nel Chietino, e quindi noi non possiamo permetterci di ripresentarci divisi, che questa sconfitta sia da monito, ma il partito più importante della coalizione, che è la Lega, che è stata la Lega fino a qualche mese fa, che è la Lega anche adesso perché l'ha dimostrato in queste competizioni amministrative, deve da questo punto di vista ripartire cercando di mettere anche in riga tutti coloro che evidentemente non hanno, secondo me, dal mio punto di vista, portato un grande rispetto nei confronti della Lega. E allora adesso ci facciamo un caffè, visto che abbiamo fatto una lunga tirata dalle 3:15 fino, sono praticamente le 5, manca qualche minuto, pubblicità e poi torniamo per concludere questo pomeriggio insieme. Eccoci di nuovo insieme per questo Election Day 2020 per i comuni di Chieti ed Avezzano. A Chieti ha vinto Diego Ferrara, candidato del centrosinistra. Ad Avezzano ha vinto Gianni Di Pangrazio, candidato di un polo civico, ex sindaco Di Pangrazio già della città di Avezzano. Prima di far chiudere Paolo Renzetti da Avezzano, andiamo a Chieti da Giuseppe Dintino, che è con l'ormai ex sindaco di Chieti Umberto Di Primio, e dunque linea a te, Giuseppe. Dici bene, Alfredo, siamo con Umberto Di Primio, oramai ex sindaco, si conclude oggi ufficialmente l'era Di Primio dopo 10 anni di governo. Qual è il suo commento sul risultato di questo ballottaggio? Beh, sono un uomo di parte, un brutto risultato, frutto però di una bruttissima campagna elettorale dove non ho ascoltato contenuti, non ho ascoltato progetti per la città, ma soltanto l'uno contro l'altro armati, e quindi ahimè temo che la prossima amministrazione sia un'amministrazione alla quale faccio comunque gli auguri, perché da cittadino non posso augurarmi che facciano bene, ma sarà un'amministrazione dove sarà innanzitutto necessario mettere insieme il diavolo con l'acqua santa, per dirla legalmente, in modo elegante, e poi sarà necessario fare progetti, tutti quelli che non ho sentito durante la campagna elettorale e che spero possano fare al più presto. Sintetizzando, poco fa Di Stefano ci ha detto che il risultato ha influito sul risultato anche il fatto che lui apparisse come il continuo naturale dell'amministrazione che si è conclusa oggi, mentre a Chieti forse c'era voglia di cambiamento. Cosa risponde? No, io non credo che sia così, se fosse stato così avrebbe vinto sicuramente. Il problema vero è che chi lascia questa città la lascia con tutti i componenti della vecchia amministrazione eletti in consiglio comunale, quindi questa è la dimostrazione che quello che era stato fatto di buono è stato anche premiato dai cittadini, ma non dobbiamo dimenticare che forse oggi noi non dovremmo fare questa conferenza di commiato dalla città se al primo turno tutte le parti del centrodestra, coloro che vivono con il centrodestra, fossero state dalla parte del centrodestra. Quindi è stata più una questione di aver scelto il candidato sindaco sbagliato, oppure è stata la ribellione capitanata dall'assessore regionale Febbo ad aver influito maggiormente? Io credo che il candidato sindaco era certamente il candidato sindaco migliore che potessimo avere. Allo stesso tempo una riflessione più approfondita non avrebbe certamente guastato, visto che qualcuno aveva da ridire anche sulla candidatura a sindaco, ma penso che il problema più grande sia stato l'atteggiamento dell'assessore regionale che vive nel centrodestra, ma che qui ha fatto in modo che si andasse al ballottaggio e ahimè ci ha fatto perdere anche le elezioni. Anche perché ricordiamo bene, anche durante la sua amministrazione non era tutto rose e fiore coi forzisti. Ma adesso andiamo, se mi consentite, col coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, e anche a lui chiedo un commento per questo risultato. Beh, si rispetta sempre l'esito delle elezioni, il volere del popolo. Il popolo ha scelto Ferrara come candidato sindaco, a lui va i miei migliori auguri di buon lavoro per la città di Chieti.
Per quanto riguarda il risultato del centrodestra, è evidentemente un risultato che mi lascia con l'amaro in bocca. Continuo ad essere convinto che il centrodestra sia ancora maggioranza in città con tutte le sue componenti. Il risultato del primo turno sono una dimostrazione di quello che dico. Evidentemente si riparte da questa sconfitta, che deve essere vista come un motivo, insomma, ancora di più per lavorare sul territorio, e le sconfitte servono anche per ripartire con maggior slancio. Questo risultato, sia qui a Chieti che a Vezzano, crede che possa avere delle ripercussioni anche sul governo regionale? Beh, non direi. Su Avezzano ha vinto una realtà civica, e approfitto anche per fare gli auguri a Gianni di Pangrazio. Il centrodestra anche lì è andato diviso, evidentemente deve essere questo un momento di riflessione anche all'interno del centrodestra. Fratelli d'Italia, lo sapete, non abbiamo mai nascosto, ha sempre lavorato su ogni tavolo, in ogni momento, per l'unità del centrodestra, perché è il primo punto per costruire le vittorie. Purtroppo non ci siamo riusciti, nel secondo turno evidentemente la proposta del centrodestra è apparsa meno convincente di quella del polo civico di Avezzano e del polo di centrosinistra invece qui a Chieti. Prendiamo atto di questa sconfitta, si continua a lavorare, come dicevo prima, con maggiore intensità rispetto ai giorni passati. Perfetto, grazie al coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi. Tra pochissimo vi mostreremo le immagini qui dal comune di Chieti di Diego Ferrara, che è entrato in comune oramai da sindaco per la prima volta, perché ormai possiamo dirlo governerà lui per i prossimi 5 anni, se ovviamente la consigliatura dovesse avere la sua naturale vita. Dimmi, Alfredo. Allora facciamo così, siccome siamo quasi in chiusura di trasmissione, se riesci a recuperare per una battuta finale Diego Ferrara, così chiudiamo con, come giusto che sia, l'intervista adesso al sindaco, perché abbiamo praticamente i dati definitivi al nuovo sindaco di Chieti. Nel frattempo faccio concludere Avezzano andando da Paolo Renzetti, così chiudiamo anche il collegamento da Avezzano. Dunque, linea a te, Paolo. Sì, grazie. Piazza della Repubblica ancora gremita, tanti simpatizzanti del neo sindaco della città marsicana Gianni Di Pangrazio. L'affermazione in questo ballottaggio del 4 e 5 ottobre, dunque a distanza di poco più di 3 anni, Gianni Di Pangrazio torna ad essere il primo cittadino di Avezzano. L'affermazione di Di Pangrazio, che correva in queste elezioni con 8 liste civiche su Tiziano Genovesi, esponente del centrodestra. C'è stata anche la stretta di mano tra i due avversari politici, ma tanto fair play proprio nei pressi di Palazzo di Città. Dunque, questa la conclusione di questa tornata elettorale ad Avezzano con Gianni Di Pangrazio, che è il nuovo primo cittadino ad Avezzano. È tutto, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Linea a voi. Grazie ad entrambi, a Paolo Renzetti e Roberto Pulimanti da Avezzano. Io torno in studio per un altro commento con Vincenzo D'Incecco, consigliere regionale della Lega, e le chiedo a questo punto la posizione del coordinatore regionale d'Eramo, visto, insomma, quello che è successo, se può essere minimamente messo in discussione. Parliamo del coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, Luigi D'Eramo. No, mi pare che sia, vorrei dire, non ci sia nulla da discutere rispetto alla posizione di Luigi D'Eramo, tanto perché credo che non sia di competenza né mia dire, esprimermi su quanto abbia fatto in questo anno, e credo tantissimo, ma credo che la Lega è sotto gli occhi di tutti. In questo anno ha dimostrato lavorare alacremente per il bene dell'Abruzzo in Consiglio regionale, essendo promotrice di numerosi progetti di legge. In più ha lavorato tantissimo
per portare in dotazione al parco, come dire, sindaci della coalizione, due candidati assolutamente spendibili e capaci. Il problema è stato da parte degli alleati di non avere un'estrema considerazione, una considerazione elevata, ma quella giusta, quella reale, nei confronti dei candidati della Lega. Quindi il nostro coordinatore è una persona che si spende tantissimo per il territorio, ha sicuramente la più grande fiducia da parte del leader Matteo Salvini, che è venuto in Abruzzo decine di volte, ma non in questi ultimi mesi. È venuto e qui in Abruzzo, ma non solo in Abruzzo, in tutta Italia, che voi sapete il suo rapporto con l'elettorato quanto è forte e quanto è costante e continuo. Quindi Luigi Deramo è una persona che continuerà, credo, assolutamente a guidare la Lega in Abruzzo, e noi a fianco a lui saremo assolutamente capaci di ribaltare queste dinamiche, perché sono innanzitutto dinamiche territoriali che dobbiamo rivedere nei rapporti con gli alleati, ma saremo anche in grado di rimettere bene, come dire, a sistema il tema delle alleanze in regione e nel governo regionale, nel territorio, nei territori. Perché noi abbiamo sempre fatto il 110% nei confronti degli alleati, evidentemente i nostri alleati non hanno fatto la stessa cosa nei nostri confronti, ma questo è un dato chiaro, non sono io qui a dirlo, ma sono i cittadini che ce lo dicono tutti i giorni, e quindi su questo noi dovremmo fare delle riflessioni, non tanto sulla figura del nostro coordinatore, che invece è la persona più indicata, è la migliore persona indicata per guidare la Lega in Abruzzo, e quindi su questo non c'è assolutamente da discutere. Chiaramente c'è da fare gli auguri ai nuovi sindaci di Avezzano e di Pescara, quindi di Chieti, quindi mi allineo ai colleghi che hanno augurato loro un buon lavoro, perché poi il bene del proprio territorio è il primo posto nella nostra attività, quindi anche i consiglieri comunali della Lega eletti a Chieti e a Avezzano sicuramente anche dall'opposizione lavoreranno per il bene del proprio territorio, e ricordiamo a tutti che la Lega comunque continua ad essere il primo partito a Chieti e ad Avezzano, e su questo noi ripartiamo ricostruendo un percorso che credo già l'anno prossimo ci rivedrà evidentemente più compatti tutti per vincere le prossime amministrative, quelle di maggio-giugno 2021. A proposito delle prossime amministrative, molti, anche quelli che gli alleati che lei dice che probabilmente non hanno fatto fino in fondo la loro parte, hanno contestato il metodo con cui sono stati scelti i candidati, un metodo che si è giocato per equilibri, diciamo, anche rispetto alle regionali, a Roma ovviamente, dove c'è stato un tavolo nazionale che ha deciso le candidature. Ecco, questo metodo secondo lei può essere messo in discussione, rivisto, magari calando invece le candidature comunali sul territorio, o va bene così? Allora guardi, il metodo è sempre, come dire, soggettivo, e ognuno lo descrive in base alle proprie esigenze sul territorio. Noi abbiamo individuato due persone. A Chieti abbiamo individuato Fabrizio Di Stefano, che è persona, oltre che per bene, che ha un'esperienza amministrativa alle spalle elevata, un ex deputato, un ex senatore, che ha le capacità e le competenze, ha attualmente, anche se purtroppo non sarà il sindaco di Chieti, per guidare Chieti, e avrebbe avuto tutte le competenze per poterlo fare. Abbiamo individuato da Avezzano una persona diversa, un giovane della politica che dal primo minuto è stato nella Lega e che quindi si è speso in questi anni sul proprio territorio, e a Chieti ci è stato detto che il candidato Fabrizio Stefano era troppo vecchio o comunque rappresentava il vecchio della politica. Da Avezzano ci è stato detto che il candidato Tiziano Genovesi era un personaggio politico che era troppo nuovo e non aveva la giusta esperienza. Insomma, poi alla fine, quando si parla di metodo, ognuno lo descrive in base alle proprie esigenze personali. Noi siamo convinti che per ogni territorio avevamo descritto delle figure giuste. Il concetto è che quando da Roma il nostro leader ci ha detto il candidato di Pescara si chiama Carlo Masci, la Lega ha preso i suoi candidati, 32 candidati, e si è messa a fare campagna elettorale per Carlo Masci. Quando è stato detto il candidato del Presidente della Regione si chiama Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia, la Lega ha fatto la sua partita, ha fatto la sua campagna elettorale, Salvini è venuto decine di volte in Abruzzo e ha preso il 27%. Quando la Lega è chiamata a dare il massimo per i propri alleati, lo fa. Gli alleati evidentemente non lo fanno nei confronti della Lega. Questo è il dato che ci deve
servire per analizzare la situazione politica di oggi. Su questo noi non abbiamo nulla da recriminare a noi stessi, ma evidentemente dobbiamo farlo nei confronti di chi non ha questo atteggiamento verso di noi. Questo è il vero dato politico delle elezioni, di queste due elezioni, al netto delle situazioni territoriali che abbiamo analizzato oggi pomeriggio. Ci sarà un tavolo politico a breve? Sicuramente le elezioni vanno sempre analizzate dopo il dato finale. Ci sarà un tavolo politico, siamo sicuri di questo, e si analizzerà caso per caso con le dovute dovizie di particolari, si farà un resoconto di quello che è accaduto, ma i cittadini lo sanno, noi lo sappiamo, siamo assolutamente consapevoli di quello che è accaduto, magari occorrerà qualche ora per limare alcuni dettagli, ma siamo convinti che bisognerà uscire fuori da questa sconfitta con le idee, soprattutto da parte degli alleati più chiare, e col fatto che noi continuiamo ad essere il primo partito. Voglio ricordare che evidentemente sia ad Avezzano che a Chieti Forza Italia non ha eletto nemmeno un consigliere comunale, questo è un dato, se non il candidato sindaco ad Avezzano, quindi questo è un dato su cui bisogna riflettere, mentre non è così per noi, quindi da qui bisogna analizzare e ristabilire la verità, poi quando si ristabilisce la verità probabilmente si riparte anche meglio. Allora, siamo in attesa di ascoltare in conclusione il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Nel frattempo che la nostra troupe raggiunge Palazzo di Città e il candidato ormai sindaco di Chieti, facciamo un recap dei risultati con la grafica, con l'ausilio di Maurizio Daguini in regia. Partiamo proprio da Chieti, Maurizio, ecco la grafica. Diego Ferrara, candidato del centro-sinistra, ha ottenuto 7.325 preferenze, quando ormai sono 35 sezioni su 57, il 57,1% dei voti. Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra, 5.512 preferenze, il 42,9% dei voti. Andiamo a vedere anche Avezzano. Ad Avezzano, Gianni Di Pangrazio, il nuovo sindaco, qui il dato è definitivo, 10.322 preferenze per lui, il 58,5%. Tiziano Genovesi, candidato del centrodestra, ha ottenuto 7.337 preferenze, il 41,5% dei voti. Affluenza, l'abbiamo detto in apertura, lo ricordiamo, piuttosto bassa, soprattutto in relazione al primo turno per entrambe le città. Siamo attorno al 50% degli aventi diritto, anche questo lo diceva D'Incecco, è tema di riflessione, perché evidentemente il centrodestra non è riuscito a riportare le persone alle urne. Chiaro, quando un cittadino su due non si reca alle urne, anche in una condizione più sicura come questa della doppia giornata, non si reca alle urne per scegliere il proprio sindaco, questo è sintomo di una di un distaccamento da parte dei cittadini nei confronti di quella che è stata evidentemente la campagna elettorale delle ultime due settimane, perché se magari nel primo turno i consiglieri comunali riescono nella loro campagna elettorale ad attrarre il consenso e quindi a portare i concittadini a votare, poi accade che nella fase del secondo turno, quando si polarizza su due candidati, magari non tutti riescono a sentire la partita in maniera importante. È chiaro che le divisioni non aiutano a condensare il gioco di squadra e quindi a portare le persone a votare al secondo turno, ma nelle competizioni amministrative, quindi quelle comunali, quando invece diciamo fondamentalmente la popolazione è più attenta a votare, si reca maggiormente al voto, in cui lo sente di più, esatto, sono votazioni che tendono ad avere dei numeri più ampi rispetto ad altre competizioni elettorali, dovrebbe accadere il contrario. Questo non è accaduto perché le divisioni hanno allontanato i cittadini dal voto. Questa è un'altra analisi che ho detto sin dall'inizio, e per me è fondamentale. Quando vedo questi numeri bassi, poi capisco che il progetto, la progettualità non è stata ben compresa, voglio dire, anche quelle unioni raffazzonate tra primo e secondo turno non sono comprensibili agli occhi dei più, perché l'elettore di centrodestra si aspetta una coalizione da parte del centrodestra compatta, senza defezioni sin dal primo turno. E quando questo non accade, poi il nostro elettore è un elettore che poi ci bastona, ecco, ci bastona e magari o non va a votare o magari per il MIC vota anche l'altra parte. Quindi questo è il dato da cui dobbiamo ripartire, dobbiamo essere sempre compatti a partire dal primo turno, non si possono più accettare defezioni della primora.
quando si dice, spesso si dice come alibi, per noi le primarie sono il primo turno, io credo che sia l'errore più grande che possono fare i partiti, soprattutto nel centrodestra. Il centrodestra si deve presentare al primo turno sempre unito e sempre compatto con il miglior candidato possibile. E anche quando spesso, a volte, può accadere che ci sia un'incomprensione per motivi personali rispetto alla scelta del candidato, bisogna compattarsi sulle idee e sui programmi, perché poi, voglio dire, in una 5 anni di governo sono le maggioranze consigliari, gli assessori, i consiglieri comunali che riescono anche a limare le distanze che ci possono essere tra una parte dei partiti e il candidato, perché poi il candidato migliore, il massimo possibile non c'è mai, ci deve essere una persona che compatta, che coagula, ci devono essere i partiti che devono fare da sintesi. Questo, quando questo non accade, quando escono fuori i personalismi, quando escono fuori le scelte, come dire, per ripicca, queste cose poi non ci vengono perdonate dagli elettori. E allora andiamo da Giuseppe Dintino, davanti all'ingresso del municipio a Chieti. Linea a te, Giuseppe, e gli auguri adesso sì li posso fare, perché praticamente ufficiale, a Diego Ferrara, nuovo sindaco di Chieti. Esatto, siamo proprio davanti al municipio dove Diego Ferrara è entrato ora per la prima volta non più da semplice consigliere d'opposizione ma da sindaco. È una grande emozione, immagino. Grandissima emozione, come dicevo ad una persona con cui parlavo poc'anzi, alla quale all'inizio di questa campagna elettorale mi meravigliava che 5 anni fa, neofita della politica, entravo in questo palazzo come consigliere comunale di minoranza, poi candidato sindaco, tra l'altro neanche voluto da tutti a maggioranza, quasi osteggiato da molti, e adesso sindaco. È un'evoluzione che non mi sarei mai aspettato, insomma, però sono felicissimo, e probabilmente adesso inizierà la vera partita dura. E l'affluenza molto minore rispetto al primo turno, siamo circa al 50%, significa che uno su due degli aventi diritto è andato alle urne. Pensa che questo in qualche modo possa aver influito sul risultato? Avrebbe potuto influire in senso negativo o positivo, così come per noi anche per il centrodestra. Non è tanto questo, preoccupa un pochettino proprio l'astensionismo, è come se le persone, al di là di chi avesse vinto, era comunque, diciamo, disincantato. Io non voglio che sia così. Certo, l'operato del sindaco va poi valutato man mano, però si cerca di fare il bene di tutti. Io non avevo e non ho nessun guadagno economico dal venire a fare il sindaco, quindi non l'ho fatto, non mi sono candidato per la poltrona, perché sono un 66enne alle soglie della pensione da medico, quindi veramente quello che sto facendo è un grande impegno, è una grande fatica, ma lo faccio con grande passione per la cittadinanza. È questo che voglio dire ai cittadini: non siate disincantati. Poi posso fallire anch'io, sono un uomo come un altro, però ce la metterò tutta per darvi soddisfazione. Se dovesse scegliere un singolo episodio, secondo lei qual è stato il momento della campagna elettorale che ha rappresentato la svolta, anche perché lei ha vinto in rimonta? Ma io direi che il mio primo comizio fatto a Piazzale Marconi a Chieti Scalo ha fatto sì che molte persone che non mi conoscevano hanno potuto avere questa diciamo, novità della mia grinta che pensavano io non avessi. In effetti io mi conosco molto bene. Sono una persona ovviamente molto mite, molto calma, però quando sono appassionato per qualcosa caccio le unghie e, senza offendere nessuno, vado avanti con tutte le mie forze, e sono sicuro che lo farò così anche nella mia attività di sindaco. Quale sarà il suo braccio destro per i prossimi 5 anni? Braccio destro come vice sindaco? Paolo De Cesare. Perfetto, allora ancora auguri, buon lavoro, c'è una domanda da studio. Rinnovo ancora i complimenti a Diego Ferrara e gli faccio la domanda che gli chiesi
che gli feci in chiusura di trasmissione quando registrammo l'appello del candidato prima del primo turno a Palazzo De Maio. Quale sarà il primo atto da sindaco? Lui allora chiaramente forse vedeva la prospettiva molto lontana, adesso invece è sindaco, dunque rinnovo la domanda: quale sarà la prima cosa che farà Diego Ferrara da primo cittadino? Ok, sindaco, il collega Alfredo Primanti da studio innanzitutto aggiunge anche i suoi complimenti e vuole ripeterle una domanda già fatta in campagna elettorale, che però adesso potrebbe forse avere una risposta diversa adesso che è sindaco. Qual è la prima cosa? Il primo atto che farà? Ma il primo atto proprio fisico, amministrativo, è quello di incontrarmi con i miei candidati e con i candidati ovviamente di Paolo De Cesare per cercare di comporre la giunta e il consiglio comunale, la cui forza sta nella omogeneità e nella competenza. Queste sono le cose importanti. E poi fare una verifica delle risorse finanziarie e immobiliari del comune per cominciare a parlare di un domani proprio imminente, perché come ogni buon padre di famiglia fa le sue fa le sue spese e programma le sue spese in base ai suoi averi. A seguito dei risultati del primo turno l'opposizione sarà corposa in consiglio comunale, questo la preoccupa? Assolutamente no, io ho sempre detto che con nei riguardi di Fabrizio Di Stefano, del mio competitor, ho una stima personale e una simpatia umana e al di là forse di qualche aspra contraddizione politica che ci sta, siamo sicuri di fare una leale battaglia dove la minoranza non sarà un'opposizione a prescindere e l'avversario politico non sarà un nemico politico. Tutti dobbiamo agire per il bene di Chieti. Grazie a Diego Ferrara, da oggi sindaco di Chieti, dal capoluogo teatino è tutto, a linea allo studio. Grazie ancora Giuseppe Dintino. E allora siamo arrivati in chiusura di questa trasmissione, le 17:26 in questo istante. Io ringrazio per essere stato con noi, anche perché quando si perde non è facile metterci la faccia, Vincenzo D'Incecco, consigliere regionale della Lega. Grazie a Giuseppe Dintino e Paolo Renzetti da Chieti Avezzano e ai rispettivi cameraman Loris Bennato a Chieti e Roberto Pulimanti ad Avezzano, in regia Claudio Di Giacomo e Maurizio Dagui, al coordinamento Jacopo Forcella e Mauro Di Pietro. Credo di aver ringraziato tutti e vi auguro chiaramente una buona serata, buon proseguimento. Tra poco c'è, tra l'altro, c'è il TG6 alle 19, in cui ripercorreremo tutto questo pomeriggio insieme, e con l'Election Day torneremo chiaramente quando si voterà la prossima volta. Grazie ancora e buonasera.